Facciamo venire Rina. Io confermo quello che ho detto. Quindi lei non conosce Buscetta? Ma non solo che non conosco Buscetta, ho detto pure qualche altra cosa perché ho letto. Lei ha respinto le accuse che le sono state rivolte dal pubblico ministero sulla base delle dichiarazioni rese da Buscetta, Contorno, Mutolo, Marchese, Di Maggio, Calderone. E ha dichiarato di non conoscere queste persone, o almeno alcune di queste persone, e comunque di non fare parte di associazione a delinquere denominata Cosa Nostra. Questo lo conferma? Senta, lei quando ha rifiutato il confronto, cioè ha rifiutato di sottoporsi al confronto, ha detto io non voglio essere sottoposta a confronto con Buscetta, perché non è della mia statura, è uno che ha troppe amanti. Ma lei che cosa ne sa? Non ho detto amanti, ho detto anche tante mogli. Tante mogli, tante donne, vabbè. E io posso dire... E che ne sa lei? Io posso dire che l'ho letto nei giornali, perché tutte le riviste, tutti i giornali le portano. Poi, signor Presidente, come mio nonno, il patto di mio nonno, che io quando mi riferisco di moralità passo della mia famiglia, mio nonno è rimasto vedovo a 40 anni e aveva 5 figli con papà e non ha cercato più moglie, non ha sposato. E mia madre è rimasta vedova a 36 anni, quindi noi viviamo nel nostro paese di correttezza morale. Lei aveva chiesto il confronto con tutte le persone. Aveva chiesto, ora ho letto queste cose, signor giudice, non voglio fare più confronti con questo signore. Cosa è successo nel frattempo, da quando è stato interrogato la prima volta ad oggi, perché lei rifiuti questo... Signor giudice... E decida di non discolparsi, quindi signor, dalle accuse... Signor giudice, io sono pure anche... ho diritto a non rispondere, non voglio rispondere, non... è un mio diritto, non è che lei mi può imporre di rispondere. No, nessuno le può imporre di rispondere a Buscetta. Signor giudice, è inutile che insiste, perché lei non ha niente da insistere. Io l'ho pregato che non voglio fare il confronto, io ho il mio diritto e quindi mi attengo al mio diritto di non fare il confronto. Io ho il diritto di parlare? Certo, può dire tutto quello che vuole e puoi chiedergli tutto quello che vuole. Questo signore, signor Reina, ha dato l'altro giorno delle cose che riguardano la mia dignità personale, la mia moralità. Ora io vorrei parlare, innanzitutto, fare una presentazione. No, scusi un istante, noi dobbiamo parlare di cose che ci interessano per il processo. Certo. Quello che dice lui è... No, certo, ma lei... Faccia un accenno, ma ci passi sopra. Ma lei lo conoscerà meglio se io parlo delle cose che lui discute della mia moralità. Ecco. Lei lo conoscerà meglio, perché non sarà né questa corte né altre corti che potranno stabilire la vera entità di questo signore. Quindi quando io dico desidero chiarire
davanti a lui a fare alcune precisazioni, dico perché lo conoscerà personalmente. Posso continuare? Continui, continui. Per esempio, io questo signore lo conosco e non l'ho mai detto, però io dissi a lei, negli Stati Uniti, che ero io che desideravo il confronto, proprio perché volevo dire in faccia a lui che io e lui ci conosciamo. Ho degli episodi da raccontare come ci conosciamo. Se lei è interessato come corte, io sono disposto a parlare. Dica, dica pure. A lui si deve rivolgere, forse. Ma lui non vuole parlare. I confronti si chiamano così. Sì, ma questo non è più un confronto, perché lui rifiuta di parlare. Vabbè, ma lei parli pure, dica. Io l'ho conosciuto alla fine degli anni 50, quando già lui era latitante, insieme a Rina. Rina si trovava ai Ciaculli e Ligio si trovava ai Ciaculli e lui l'andava a visitare. Ma quelle erano apparizioni fugaci, non voglio parlarne. Processualmente e storicamente è stabilito che io sono stato fermato nel mese di giugno a Milano del 1970 insieme a Gerlando Alberto, a Giuseppe Calderone, a Gaetano Badalamenti, io e un tale Renato Caruso, che era Salvatore Greco. Venivamo da una riunione dove si era stabilito che il colpo borghese non si sarebbe fatto. In quella riunione era presente il qui presente Salvatore Rina, che veniva a sentire come membro del triumvirato stabilito come commissione nel 1970 per la provincia di Palermo. Sono stato fermato subito dopo, la casa ci era stata offerta da fidanzati, da Ugo Martelli e da altre persone residenti a Milano. Questo è il secondo episodio che io e signorina ci conosciamo. Signor Terzo episodio. Signor Buscetta, a questo proposito, vuole spiegare, al raccontare alla Corte i motivi per cui Cosa Nostra non appoggiò il golpe borghese e l'atteggiamento assunto da Rina Salvatore sull'argomento? Il golpe borghese favoriva come contropartita la liberazione di Vincenzo Rimi e del figlio Filippo Rimi. Per la nostra collaborazione, come Cosa Nostra, a golpe. Il signor Rina, pur rendendosi conto che era una cosa che si poteva fare, era molto ipocrita, perché lui di Rimi non aveva che cosa farsene. Era una lotta ai Rimi. Se lui non vuole parlare con me, io a voi devo farvi conoscere chi è costui. Io non lo dico trincerandomi dietro riserve mentali, lo dico in presenza lui. Lui è l'uomo che ha portato la Cosa Nostra allo sbaraglio, se ancora poteva servire. Costui è stato. Terzo episodio è quello del 1980. Ho delle conversazioni con un capo di Cina della mia famiglia, un certo Giovanni Di Giacomo, e fra una cosa e l'altra io dico che non vedevo come questa commissione potesse agire così, che si facevano le cose, non si dicevano uno con l'altro, non si faceva partecipare. Ho detto, questo mi sembra come se si volesse sfottere i deboli, ma se è così, a me mi piacciono più i deboli che i forti. I deboli erano Bontadi, Inserillo, Riccobono, Gigino Pizzuto. Il Di Giacomo raccontò questo a Giuseppe Calò e Giuseppe Calò riferì immediatamente a costui.
Questo cercò con Michele Greco di inserirmi in un processo di commissione perché era l'unica maniera per liberarsi di me. Michele Greco in quell'occasione si dimostrò più patetico delle altre volte e disse a lui: no, è molto meglio se aspettiamo Salamone, che si trova in Brasile, che venga e possa lui parlare con Masino, cioè Tommaso Buscetta. Io difatti il Salamone è venuto e disse che perché avevo pronunziato i deboli e i forti, spiegai il contenuto e il Salamone lo spiegò al Greco. Lui a 20 metri di distanza o forse meno alla favorella immediatamente chiamò il Salamone e disse: come è finita? Sì, ma qua non ci sono i motivi per poter fare un processo dentro Cosa Nostra. In quell'epoca lui già aveva l'intenzione di farla finita con tutta l'ala moderata della commissione, per cui non le conveniva in quel momento schierarsi apertamente contro di me. Allora ha dovuto accettare il verdetto di Salamone perché non poteva fare altrimenti. Ma per lui già era pronta la sentenza contro di me in quell'epoca. Io feci pace con Pippo Galò, si chiarì. E chi prese parte a fare il mio interrogatorio era un suo addetto, Brusca, Bernardo Brusca, insieme a Salamone. Quindi io mi conosco con il signor Riina. Quando io dissi non lo conoscevo, alla mia maniera cercavo di disprezzare la sua figura, perché io dissi che non lo conoscevo neanche fisicamente. Avevo piacere di dirlo come lo sto dicendo oggi. Signor Buscetta, Salvatore Riina nei suoi interrogatori si è sempre difeso dicendo di essere accusato da pentiti che sono persone immorali e che andrebbero a braccetto. A parte facendo salva ogni considerazione su queste osservazioni sulla moralità di altri da parte di un uomo come Salvatore Riina, che è stato riconosciuto colpevole con sentenza passata in giudicato di essere il capo supremo di Cosa Nostra e di avere ordinato centinaia di delitti, facendo salva questa considerazione, ci vuole spiegare il senso di queste affermazioni di Riina? Mi scusi, posso? Prego. Signor Presidente, scusi, io non ho... Sulla base di quali fatti... Mi scusi, signor Presidente, io desidero a questo punto sapere questo atto che cos'è, perché è un confronto, è una dichiarazione spontanea del tester Buscetta, il pubblico ministero si inserisce e pone delle domande, sinceramente io non chiesto... Non sono più domande, il signor Buscetta ha delle contestazioni di fatto. Vabbè, le farà dopo, scusi, pubblico ministero, le farà dopo, alla fine delle dichiarazioni, perché io ancora non ho ben capito. Il Riina ha detto che non vuole sottoporsi a questo confronto. Quindi le dichiarazioni di questo test, come dobbiamo interpretarle e qualificarle, Presidente? Avvocato Grillo, i confronti di solito sono dei dialoghi. Qui invece che cosa è successo? C'è un monologo. Più o meno. E che cosa è successo? Che Riina dice: io non voglio, sottopormi a confronto. Che cosa significa? Che non vuol rispondere, però all'interlocutore non possiamo impedire di parlare, così come non possiamo impedire al pubblico ministero di intervenire per fare in modo che il discorso che fa l'interlocutore sia incanalato in un certo binario, cioè che diventi utile ai fini della formazione della prova. Presidente, mi perdoni, io non posso accettare questo tipo di sollecitazione dialettica. Il
pubblico ministero, se ha da fare... non è la sua legislazione. Se ha da fare delle domande, le porrà Presidente, quando... Presidente, ho da fare una richiesta formale a fronte di questa... Le farà quando il test Buscetta avrà finito di deporre. Ma non in questo momento, signor Presidente. E che ho detto? Ma una volta... Chi lo vieta? Lo diceva il codice, poi... No, il codice non... cambiato, no, Presidente, le cambiano tante... I codici cambiano. Presidente, mi perdoni. Cambiano in meglio, cambiano in peggio, ma il codice non ha mai detto nulla di tutto questo. Presidente, mi scusi, io ritengo che sia opportuno e metodologicamente corretto ascoltare, se dobbiamo ascoltare, le dichiarazioni, le precisazioni del test e poi successivamente intervenire. Sì, ma siccome possono sfuggire... Ma c'è la signoria vostra per questo. Per questo c'è la signoria vostra. Vabbè, non il pubblico ministero. Meno male che lei se lo ricorda che ci sono per questo. Vabbè, andiamo avanti. Scusi, Presidente. Andiamo avanti. Per una richiesta formale. Capisco che le tesi e le affermazioni del pubblico ministero non sono gradite al difensore, ma questo rientra nelle regole. Certamente nessuno può impedire al pubblico ministero di fare una osservazione. Il test, Buscetta, ha indicato di avere nuovi fatti da dire, di avere dei fatti specifici da contestare al signor Riina. E in relazione a questo argomento, a questi argomenti difensivi adoperati dal Riina, io credo che il test abbia qualcosa da dire. Io sono d'accordo con lei, sono d'accordo con l'avvocato difensore anche, fa la sua parte, però non vorrei che mi si togliesse il diritto di rispondere a Riina sulla mia moralità, perché tutto è esatto, tutto è giusto, ma io devo rispondere. Lui ha parlato da solo a Luciardone a Palermo l'altro giorno, se lui adesso non vuole rispondere, che perlomeno mi si lascia parlare anche a me da solo per rintuzzare quello che lui ha detto. Perché la prima domanda che io farei al signor Riina, se lui mi rispondesse, se per quanto riguarda i divorziati, lui si riferisce a tutti i divorziati del mondo o lui si riferisce a un ex uomo d'onore giudicato da un ex capo di commissione? Se lui mi volesse rispondere, vorrei sapere se è per tutti i divorziati dal mondo che sono immorale o se sono solo io in quanto ex mafioso. Non rispondo. Questo l'ha già detto. Non rispondo. La sua domanda... Deve chiedere qualche... Continui, signor Buscetta. Lei, a proposito... dell'osservazione che è stata fatta che i pentiti con le loro... Questo è un discorso che io volevo subito mettere all'inizio, ma volevo che lui dialogasse con me, e anche alzandosi dalla sedia, ma che lui dialogasse con me, perché a me mi sembra veramente ridicolo, assurdo, avere letto quello che ho letto delle sue dichiarazioni, dei suoi show televisivi, dicendo che ci sono questi quattro pentiti che non ci piace stare in carcere, che vanno a braccetto fra di loro, forse il suo controservizio di spionaggio ci ha visti, o che fanno suicidare un povero pubblico ministero, o che mandano in galera un povero vicequestore. Io non ho mandato in galera nessuno, io ho fatto dichiarazione che un magistrato valuta. Io non sono andato a braccetto con nessuno, perché questo braccetto non è per la mia dignità. E poi, da che pulpito viene, quando si uccide il colonnello Rosso per conto suo, e poi quando si domanda in commissione perché è stato ucciso il colonnello Rosso, gli sbirri non si difendono. Questo signore, questa è quello che viene a dire a voi, che poverino, che è veramente poverino il pubblico ministero che si è suicidato, ma non lo deve dire lui. Lui ha preso le parole di gente di Stato che ha parlato simili cose e lui non li sa tradurre e le traduce alla corleonese, da ignorante.
e senza cultura. E io senza dialogo io mi perdo, perché non è che ho scritto un copione. Avrei voluto che questo signore mi rintuzzasse per poter trovare gli argomenti per parlare con lui, perché lui parla di moralità con me per le donne. Però io vorrei sapere da voi tutti e da lui stesso con quanto coraggio lui può dire a me di moralità, quando è l'artefice della fine dei miei cari. Questo individuo può parlare di moralità quando ha ucciso tanta gente innocente? Lui parla di moralità a me. Dov'è la sua moralità, Rina? La faccia vedere, la faccia conoscere. Dov'è la tua moralità? Dov'è la tua moralità? Dov'è? Perché hai andato a letto con tua moglie? Io lo so perché. Tu eri troppo preso a seguire le cose mafiose. Tu eri troppo preso per diventare la star della cosa nostra. Quindi non ti preoccupavi delle donne. Ti preoccupavi di inseguire altre cose. Io invece ho inseguito altre cose. Le tue cose non mi interessavano. Io con questo concluso, io non ho niente da dire, perché già io mi sento un... Io vorrei capire una cosa. Grazie. Lei quante volte l'ha incontrato personalmente, Rina? Ma io credo 3 volte, 4 volte, 5 volte. Ma gli incontri veramente sono stati 2. Uno nel 1970, uno nel 1980. E questi sono rimarchevoli. Quello 70 l'avevo è quello visto, di cui parlavo. L'avevo visto altre volte, la Favorella, l'avevo visto quando lui disse a Bontade che lui voleva essere ucciso col suo stesso revolver. Quello già l'ha detto. Queste sono cose fugaci, perché io, da sempre, avendo avuto lezioni da altri, ho dispezzato i corleonesi. Non mi venga a dire i corleonesi si lavi la bocca con l'aceto, perché io non intendo dire corleonesi, abitanti di Corleone. Non ne ho il diritto, non mi permetterei. Quando dico corleonesi mi intendo riferire a lui e ai suoi accoliti, non ai corleonesi abitanti di Corleone. Si lavi la bocca quando parla dei corleonesi. Moralità. Io ci domanderei, ma no, lasciamo perdere, lasciamo, va. Non siamo perdere. È risata ironica o sarcastica? Rina, lei può non rispondere, però se si diverte o partecipa alla corte perché si diverte o non si diverte. Non commento. Il pubblico ministero deve fare domande. Signor Buscetta, lei ha accennato al fatto che Dina ha fatto uccidere moltissime persone innocenti, moltissime persone, tra cui molte innocenti. Vuole ricordare alla Corte quali sono questi omicidi, quelli più importanti che ha deciso Rina o ha fatto Rina? Ma lei sta scherzando? Ma tutti, tutti, chi è che non si rivolgeva a lui per fare un omicidio? Lei pensa che hanno ucciso i miei figli o li hanno fatto scomparire i miei figli e lui non lo sa? È una cosa assurda, è la domanda più assurda che ho ricevuto da tanti anni a questa parte, la sua, mi dispiace. Lui ha deciso tutti gli omicidi che sono successi nel siciliano, tutti, anche quelli della provincia, di altre province, non solo della provincia di Palermo. Voi non vi siete reso conto il personaggio che avete davanti? Non vi siete reso conto? Speriamo che vi renderete conto. Vuole sentire la scalata gerarchica del signor Rina? Lui ha ammazzato il suo primo capo, Michele Navarra, insieme a Ligi.
Poi si è liberato di Rina attraverso lo Stato. Di Ligio attraverso lo Stato, chiedo scusa. Poi si riuscì Badalamenti. Poi si liberò di Badalamenti facendolo accusare da Salomone di una cosa non vera. Poi gli disse a Greco che lui finalmente era il vero capo della commissione, Michele Greco. Ma non era vero, se lo giocò usando scarpazzetti. Io posso arrivare fino a questo perché poi dopo questo non ho più notizie. Io credo che il resto lo sappiate voi. Senta, del rapporto che c'era fra Rina e Michele Greco, lei che cosa ci può dire? Il rapporto che c'era fra Michele Greco e Rina, buonissimo. Sì, vabbè, no, entri nei particolari. Che cosa ci può dire? Michele Greco pensava che lui facesse il capo della commissione, ma non era vero. Il capo della commissione era lui. Collochiamolo nel tempo questo discorso, cioè secondo lei quando è che Rina diventa il vero capo della commissione, secondo lei? Secondo me, non perché io abbia accompagnato. Appunto, certo, secondo. Nell'85. Nell'85. E prima? Prima era Michele Greco, ma lui ci faceva fare a Michele Greco anche perché aveva un individuo dentro la famiglia di Michele Greco, che era Scarpazzetti. Lui era il vero capo della commissione. Era lui che decideva. Perché lo stesso Michele Greco, quando ammazzano a Bontati, non lo sa che hanno ammazzato Bontati. Non lo sa che l'autore è lui. Chi ci dà a lui la difesa per poi accusare è stato un soldato di Stefano Bontati che andò da Riccobono e andò a dire: io ero interessato da Stefano Bontati per cercare a Rina. Solo in quell'epoca lui ebbe il perché uccise Bontati, ma prima non l'aveva l'accusa. Io penso che potrei fare romanzi di fantascienza per quello che io so e che logicamente non riesco a tradurlo perché non ho né l'oratoria né la parola né i mezzi facili per farlo, ma voi avete davanti a voi un uomo che da solo vi ha aiutato a distruggere Cosa Nostra. Lui vi ha aiutato. Io voglio ricordarle una cosa, signor Presidente. Un presidente di corte d'assise circa 20 anni fa disse: questo presidente si chiama Gracco D'Agostino, presidente di corte d'assise, disse: la mafia finirà quando un mafioso parlerà. Reina, non sono più solo io che parlo, adesso è una marea di gente che parla. La mafia è finita, non nel senso generale, perché la mafia si riproduce come un cancro, disgraziatamente, ma già una buona cosa si è fatta. Lui l'ha distrutta la mafia, con le sue mani, per la sua egemonia. Comunque io non ho più niente da dire, signor Presidente. Dicevo poco prima che questo è un confronto che dovrebbe essere normalmente un dialogo fra due persone che hanno reso dichiarazioni opposte. Tuttavia, se qualcuno dei difensori vuole dire qualcosa, vuole chiedere qualcosa, può senz'altro accomodarsi, perché siamo qui per accertare fatti. Francesco Crescimanno, difensore di parte civile Mattarella. Vorrei ritornare un istante sulla indicazione fornita poc'anzi da Buscetta.
e cioè sull'incontro, sul secondo incontro, se ho ben capito, incontro 1980. Completo, esatto, del 1980, che poi, se mal non ricordo da altre precedenti dichiarazioni dello stesso Buscetta, dovrebbe essere del marzo del 1980. Alla Favarella, vero? Sì. Se la memoria non mi inganna, parliamo di marzo 80. E allora con riferimento... Come? Marzo? Se mal non ricordo. Sì, sì. Se mal non ricordo. Sì. E allora, con il primo permesso che ho ottenuto in istante di stato di semilibertà. Sì, sì. D'accordo. Oh, con riferimento a questo incontro fra lei e Riina, si parlò in quell'occasione degli omicidi politici e in particolare, per ciò che riguarda la mia posizione, dell'omicidio Mattarella e direi ancor più in particolare della fase di ideazione e decisione di questo omicidio. Più chiaramente, chi lo volle, chi lo decise, chi lo organizzò? Se lo ripete non c'è niente. Sono passati alcuni mesi, il test potrebbe avere ulteriori indicazioni da fornire alla giustizia. Risponda, Buscetta. Ma io non ho capito la seconda, chi è stata la seconda richiesta, qual è stata? Non ho capito. Non è stata una richiesta, è stata un'opposizione alla domanda, perché lei sta negli Stati Uniti. Lasci, risponda. Ma rispondo a che? La domanda, nell'occasione dell'incontro del 1980. Sì, in occasione, in questo incontro del 1980. Si parlò dell'omicidio Mattarella. Si parlò dell'omicidio Mattarella. Questa è la domanda, è precisa. Sì, ma non si parlò alla Favarella. Io non ho mai detto che si parlò alla Favarella. Non dico che non si parlò. Non se ne è parlato. Ecco. Nient'altro, Presidente, ovviamente. Prego, professore Galasso, si accomodi. Se può chiedere a Tommaso Buscetta, ti spieghi un po' meglio perché ha negato in precedenti occasioni processuali di conoscere Salvatore Riina, così come a suo tempo mi pare di ricordare negò in una prima fase che conosceva Luciano Liggio. Risponde. La risposta io credo che lui la dovrebbe trovare negli atti giudiziari, perché io ho detto solo dopo 2, 3 giorni, 4 giorni, 8 giorni che sono arrivato in Italia, quindi in uno stato mentale molto confuso, disse forse non li conosce neanche fisicamente, a tutte e tre, Provenzano, Ligio e Riina. Dopo quel giorno mai più mi fu fatta richiesta se io conoscessi Riina. Non ho mai negato se mi fu chiesto ancora una seconda volta, solo in quell'occasione. Può chiedere, Presidente, se quali rapporti gli risultano, ha parlato anche di altri componenti della Commissione o comunque componenti affiliati di Cosa Nostra, i rapporti tra Riina e Provenzano. I rapporti fra Riina e Provenzano, che si sentivano, non perché io li abbia visti, e mi sembra che siano quelli che ho già spiegato. Cioè Riina il cervello, Provenzano il braccio, e chi preferiva andare in commissione era il Riina e meno il Provenzano. Se era questa la risposta che desiderava. Se la posizione di Provenzano rispetto a Riina era una posizione, diciamo così, paritaria dal punto di vista della presenza nella commissione, insomma. Era Luciano Ligio che lo voleva, questo senso di parità. E i rapporti tra Riina e Pagarella? Lei mi parla di cose che io non posso sapere per un semplice motivo. Io devo parlare che a voi fa tanto comodo per sentito dire, che poi per sentito dire ha una cosa, è una cosa molto distinta dalla persona di cultura che dice per sentito dire. Invece per un uomo d'onore che parla con un altro uomo d'onore non è più per sentito dire, culturalmente parlando, è un sentito dire affermazione. Quindi quando voi dicete Buscetta dice per sentito dire, commettete un errore. Quando parlo io non è più per sentito dire, non sono due comari che si incontrano per le scale e si dicono per sentito dire. Quando parlano due uomini d'onore sono affermazione,
non più per sentito dire. Bene, fatta questa premessa... Fatta questa premessa, io dico che i rapporti fra il Bagarella e Rina erano buoni. Se è questo che voleva sapere, o qualche altra cosa. Erano, cioè, stavano dalla stessa parte durante... Esattamente. Il contrasto, lo sono, se non hanno avuto mai motivi di contrasto tra loro. Io credo di no, non ne hanno mai avuti. Presidente, può chiedere anche perché... Lo ha già detto, però forse sarebbe bene sentirlo un po' più precisamente. Perché nel 1980, perché mi pare che abbia ripetuto anche stamattina, Rina aveva già in mente uccisione di Tommaso Buscetta, che poi si è sviluppata anche con la uccisione dei familiari, eccetera. Perché? Qual era la ragione che gli era presente? Se lui aveva presente questa ragione del... Il motivo di questo intento omicida? La ragione mi viene dopo, non in quell'epoca. Se è questo che voleva sapere. No, mi pare di aver capito che lei abbia detto poco fa. Sì, che già sì, nel 19... ma la ragione vera mi viene dopo. Perché io fin dal 1972, quando entro nel carcere di Luciardone, io vengo molto discusso come mia permanenza nella famiglia di Porta Nuova. Ne mando a parlare con Giuseppe Calò. Giuseppe Calò mi dice che non è vero, che queste sono tragedie che fa Gaetano Badalamenti. Quindi io sono in regola. Quando io esco nel 1980 e incontro Giuseppe Calò, Giuseppe Calò mi dice che io non sono stato mai messo fuori famiglia. Ma dopo quest'anni, dopo le dichiarazioni del signor Rina spontanee dell'altro giorno e anche in tempi precedenti, capisco che la persona del Rina risale a molti anni fa. Questa è una deduzione mia, è una cosa che io stesso mi faccio il reso conto. Quindi in sostanza invece poi lei si rese conto all'epoca di questo intento quando, contemporaneamente all'uccisione di Pontate e Tinzerillo. Solo allora lei ebbe percezione che in realtà era cominciata anche un'operazione che tendeva alla sua uccisione. No, no, in questo lei è in errore, perché io non ho avuto neanche allora, io sono rimasto indifferente e io pregai delle persone affinché facessero sapere a un mio figlio che si trova in carcere che lui non doveva fare domande per quanto era successo, né a Pontati né a Inserito, perché a lui queste cose non interessavano. Ma insomma, allora Buscetta perché avrebbe dovuto ucciderla? Perché? Perché ero forse uno che potevo contrastarlo. Se era questo che desiderava lei. Perché poteva contrastarlo in che modo? Se lei sì, ma non possiamo fare le nottate qua a discutere delle mie cose. Presidente, lei deve discutere delle cose delle del suo cliente. No, intendo avere contestate delle cose. No, uscite, risponda. Sì, ma la domanda è non intendo avere fatte contestazioni, Presidente. La domanda è precisa. La domanda del difensore di parte civile è precisa. In che modo lei poteva contrastare, forse ecco, la... Professore Casso, mi consente che la completo io, se posso. Certo. Forse lei era in ascesa. No, io non sono stato mai né in ascesa né in discesa. Io sono stato perché un personaggio... Dice il difensore, com'è che poteva contrastare? Signor Presidente, io sono stato 8 anni... No. 6 anni dentro Luciardone... E io sono stato il padrone incontrastato dentro Luciardone. Ho fatto tutto quello che a me andava genio di fare. E ho fatto anche quello che al signor Rina forse non piaceva, ma ho comandato io alla mia maniera, con dignità e con la giustizia per i carcerati. Io ho aiutato i carcerati. Quindi aveva una posizione di prestigio, di prestigio. Questo vuol dire, sì, vero? Esatto. E quindi era
proprio per questa posizione di prestigio, era uno che si poteva dare fastidio. Ecco, questo è il concetto. Esatto. Lui sapeva della grande amicizia che io avevo con Bontadi. E se la mira era anche Bontadi, era necessario che io non fossi nel giro. Difatti io non intervengo nella morte di Bontadi. Mi viene a trovare banalmente e io ci dico, io non sono interessato. Dopo l'omicidio di Bontadi. L'omicidio Bontadi e dopo l'omicidio di Inserito. E dopo siamo agli anni 82 allora. Ma dopo tanti altri omicidi, ancora i miei figli non sono scomparsi. E io le dico che a me non interessa quella guerra, perché io ho fatto tanti anni di galera, volevo godermi la mia libertà. E non desidero tornare a Palermo. Ok. Ecco, questa risposta mi pare. Va bene, Presidente. Ultime due domande. Io vorrei che Salvatore Buscetta potesse in qualche modo, Tommaso Buscetta potesse in qualche modo precisare, nel 1982, quando lui si trovava in Brasile, parlo naturalmente del periodo del precedente, immediatamente precedente l'uccisione di Pio La Torre di Rosario Di Salvo, se lui ricorda quale potesse essere in quel periodo di tempo la composizione della commissione. Nel 1982, siamo i primi mesi del 1982. Risponda. Non è facile, però io ci tento. E comunque, il qui presente Salvatore Riina, Michele Greco, 80? 82, primi, 82. Primi mesi di 82. Ah, non lo so, nell'82. No, io credevo 80. No. Lei aveva detto 80. E perché 82. Non lo sa? Perché sono fuori. E poi è successo la prima cosa. Vabbè, era fuori Bontadi. Però notizie di quel che succedeva a Palermo non aveva. Non ero in condizione di sapere. Io ero in condizione di sapere notizie frammentarie attraverso Salamone, che lui telefonava molto spesso. Io per esempio avevo saputo che nella famiglia di Bontadi avevano messo dei reggenti, quindi non sono molto preciso nel definire. In quell'epoca dell'82, come era la commissione? Primi mesi dell'82, Bontadi era già morto. Era già morto, sì. Non sono in condizione di essere preciso di quella commissione. Mi pare che in quel periodo lei aveva dei rapporti abituali con Gaetano Badalamenti in Brasile. Sì. E Gaetano Badalamenti faceva dei commenti, riferiva le cose che gli arrivavano dalla Sicilia. Ma allora, se non chi era comandava la commissione tramite Badalamenti, chi comandava Cosa Nostra in quel periodo? Chi era in grado, per intenderci, di ideare e poi organizzare un omicidio importante come quello di Pio La Torre? Se naturalmente ne parlava con Badalamenti. Badalamenti non era in condizione più di parlarne molto bene, perché Badalamenti era estromesso dalla Cosa Nostra. Lui poteva saperle extraufficialmente. Beh, però per il delitto dalla Chiesa qualcosa disse. No. Cosa disse? Disse, sicuramente in questo omicidio avranno partecipato dei catanesi per camuffarsi, ma non è che disse grande cosa sull'omicidio della Chiesa. Beh, quindi insomma lei nel quel periodo, i primi mesi del 1982, non ricorda. Non sa, insomma, chi è che faceva parte del comando di Cosa Nostra. Ma io gliel'ho detto già in precedente. Fino al 1985 io credo che sia stato Michele Greco. Ufficialmente. Presidente, vuoi fare adesso come ultima domanda un elenco di alcuni nomi che sono in qualche modo negli atti giudiziari chiamati in causa per il delitto La Torre di Salvo, perché vorrei sapere da Tommaso Buscetta se gli risulta che in quel periodo, cioè sto parlando dei primi mesi dell'82, costoro facevano parte di Cosa Nostra ed eventualmente anche Tito. Sono Avvocato Cucù. Galasso, sì. Ha detto che non sa se non frammentarie notizie dell'82. Questo per quanto riguarda chi comanda. Io per ora sto parlando di persone, siccome
Tommaso Buscetta ha già in altri processi detto che conosceva moltissimi uomini di onore di Cosa Nostra. Volevo sapere se questi nomi che adesso sto per fare gli risultava che nel 1982, in quel periodo, diciamo, facessero parte di Cosa Nostra ed eventualmente con che ruolo. Il primo è Cucuzza Salvatore. Lo conoscevo. Faceva parte di Cosa Nostra quell'epoca? Sì, al Borgo. Vabbè, Greco Giuseppe Scarpazzetta, questo se ne è parlato in più di un'occasione, Presti Filippo Mario Giovanna, Bonura Francesco? Bonura Francesco, sì. Sottocapo della famiglia di Uditore. E stia attento a convocarli nel tempo che indica il difensore. Io sto parlando prima del 1982. Vabbè. Non vabbè. Dopo il 1982. È parte civile di Salvo. E allora? E la collocazione dell'omicidio non è dell'82. Sì. Sì. E non ha già risposto sul punto. Il resto? Che dove sarebbe? Il resto? Scusi. Non ho capito. Scusa, non capisco questa obiezione. Avvocato Otto, sto dicendo che sono delle persone coinvolte in questo, negli atti giudiziari, in questo delitto, e sono delle persone le quali desiderano sapere da Tommaso Buscetta avere conferma che fossero affiliati uomini di onore di Cosa Nostra nel periodo precedente al delitto. Conducente rispetto al tempo. Rispondo. Presidente. Risponda che cosa? Ho già risposto. Francesco Bonura, il difensore continua a fare dei nomi. Ho finito, altri due nomi, sì. Presidente, ho concluso, che sono quelli che mi interessano ai fini di questo processo. Avevo già detto Bonura Francesco, sì. Madonia Antonino, ma forse era il ragazzo, no, non l'ho conosciuto, però come nome sì. Figlio di Francesco Madonia. Rotolo Antonino. Sì. Quindi questi, lei ha motivo di confermare che in quel periodo erano uomini d'onore, sì, che facevano parte costoro dell'ala dei corleonesi, oppure no? Sì. Facevano parte tutti dell'ala dei corleonesi. Tutti i nomi che mi ha fatto fino in questo momento. Va bene, non ho altre domande, Presidente. Prego, Avvocato Sorrentino. Avvocato Sorrentino, parte civile PDS. Vorrei insistere su un aspetto cronologico e credo che il signor Buscetta abbia già fissato la posizione di Rina, se era effettivamente, di fatto, il capo della commissione nel 1982. Ma credo che abbia abbondantemente risposto. Ho detto no, è frammentare quella che io conosco nel 1982. Quale nome io dovrei collocare per... Dici, no, parla di Rina, la domanda... mesi del 1982, Rina, secondo lei, era il vero capo della commissione o no? Sì. Ecco. Va bene. Altra domanda, signor Buscetta, Presidente, se permette. Signor Buscetta, spesso, ed è agli atti processuali, ha sottolineato che Cosa Nostra non prende ordini da nessuno. Ha anche detto qualcos'altro a proposito del terzo livello, ma io non entro in questo ambito. Mi serve solo per formulare la domanda che riguarda l'imputato Rina eventualmente. Cioè, dice Buscetta, non c'è un cosiddetto terzo livello, la mafia non prende ordini, ma possono i mafiosi dire ad altri noi faremo così. Il risulta, ecco la domanda precisa, il risulta che Rina, in quanto mafioso, abbia potuto rivolgere la domanda ad altri del noi faremo così, in quanto componente, in quanto leader della commissione. La vuole. E appunto, posso invitarla. O la formula diversamente o non la formula affatto. La formuliamo diversamente.
vediamo se poi viene accettata. Rina, nella qualità, sappiamo che nel 1982 di fatto è il capo della commissione, sì, in questa qualità ha potuto, o che lui sappia, sul piano anche della deduzione logica, ha potuto rivolgersi ad altri, dice... No, questa non è una domanda. Presidente, io pongo. Senti, non è una domanda, avvocato Sorrentino, per piacere. Se Rina... Circostanze specifiche. La facciamo diretta. Rina, gli risulta che abbia avuto, in quanto appunto capo della commissione, rapporti con altre entità, con altri soggetti esterni e estranei alla commissione nel dire e chiedere, no, bisogna indicarli. Li devo indicare io che non li conosco, Presidente, mi scusi. Presidente, io mi oppongo a che venga formulata così. Io chiedo al signor Buscetta se... Con chi? Con chi? Non lo so io, è una domanda. Presidente, mi perdoni, ma è di una genericità estrema. Ma questa... non è di una genericità, è precisa. No, a me non sembra. A me pare proprio di sì. Per cortesia. E che cosa sono queste... polemiche, battibecchi. Non lo faccio io la polemica. La domanda del difensore è questa. A lei risulta che Rino, in quanto, diciamo, capo effettivo della commissione, avesse rapporti con altri, non diciamo organismi, con altre persone che rappresentavano rappresentavano delle entità diverse, ecco. Ma vuole dire per l'omicidio La Torre specificamente, avvocato? Sì, certo, io la mia premessa era del 1982. Non è l'unico fatto che si è verificato, così è più chiaro. Quindi per l'omicidio La Torre le risulta che Rina abbia parlato con altre persone appartenenti o meno ad altre organizzazioni? Ma io conosco completamente, se non attraverso il giornale, l'omicidio La Torre. Sconosco. Sì, ma questo già l'ha dichiarato. Prego, avvocato. Va bene, grazie. Altri difensori? Il microfono, si faccia pure vedere. Sì, non posso. Cerco di assumere la posizione migliore. Se si sposta ci riesci. Salvalongi, difensore di Valerio Ferravanti. Sì, ma io lo voglio vedere mentre che parla. Io il microfono ce l'ho qui, Presidente. Se si sposta un attimino il carabiniere magari sulla sinistra, mi vede, Presidente. Ah, ecco, tanti. Così magari, va bene. Grazie, sì. Dunque, desidero tornare un attimo sull'argomento... l'omicidio... sull'omicidio dell'onorevole Pierpaolo Mattarella. Mattarella, il microfono. E in particolar modo... gli esecutori materiali, che è l'argomento che più mi preme. Certo, formula la domanda precisa. Sì. Faccio una brevissima premessa, Presidente. Il signor Buscetta, così come altri, ha avuto modo di formulare, di chiarire meglio una regola che vige in Cosa Nostra, che quella relativa al principio dell'assoluta riservatezza delle cose interne e quindi la chiusura verso l'esterno, a che certi fatti vengono resi noti all'esterno. Desidero sapere io questo. Ha escluso il signor Buscetta che l'esecuzione materiale possa essere avvenuta, l'omicidio dell'onorevole Mattarella possa essere avvenuta per mano di dei terroristi neri, in particolar modo di Valerio Ferravanti. Questa esclusione è determinata dalla conoscenza di quel principio di riservatezza che è consuetudine in Cosa Nostra o per qualcos'altro? Ha già risposto a questa domanda, Presidente. Desideravo che... Ma noi non gli possiamo chiedere dei giudizi. No, Presidente, non è giudizio. Quello che gli risulta gli possiamo dire. Certo, se è al corrente, oltre a quel principio di riservatezza, se ci sono altri fatti, circostanze a sua conoscenza, che gli fanno escludere con questa fermezza, con cui lo ha escluso, che l'omicidio possa essere avvenuto per mano dei terroristi imputati in questo processo. Certo, lei dell'omicidio Mattarella ha parlato un tantino e ha detto... se non lo ricordo male, proprio la sua espressione è stata non esiste, non è possibile che dia ecco, lo espliciti meglio. Vengano a Palermo ad uccidere un altro personaggio come Mattarella e la Cosa Nostra non sa niente, è da escludere completamente. E perché? Perché non ha mai ammesso, e poteva succedere, avrebbe potuto succedere un caso fortuito, ma la Cosa Nostra l'avrebbe saputo e avrebbe detto: ah, sono venuti i fascisti a uccidere un personaggio qui a Palermo. Ma questo non è successo.
c'era la massima tranquillità nella Cosa Nostra sull'omicidio Mattarella. Basta, Presidente, fisica. Va bene. Altri difensori desiderano intervenire? No. Pubblico Ministero? Nessuna domanda. Questa sede, una domanda a Salvatore Rina. Sì. Ecco, io vorrei che la domanda riguardasse il 1970, il golpe, cosiddetto golpe Borghese. Nel corso del quale, diciamo, nella preparazione del quale, Tommaso Buscetta ha riferito che ci furono contatti con esponenti di Cosa Nostra. Questo episodio, questi contatti, furono per la verità confermati nell'altro processo da Luciano Liggio, che anzi citò in quell'episodio per dire quello di Reggio Calabria, sì, per dire che conosceva Tommaso Buscetta. E può chiedere a Salvatore Rina se lui ha avuto, come Luciano Liggio, conoscenza di quell'episodio, se partecipò a questi incontri. Guardi che Rina è su una posizione nettamente negativa. Presidente, siccome questa cosa fu detta da Luciano Liggio. Avvocato Galasso, la domanda è improponibile. Perché Dina ha negato di fare parte di associazioni a delinquere denominate Cosa Nostra. Anche Luciano Liggio lo negò a suo tempo, non lo ammise, disse però che ci fu quel contatto e che Buscetta, conobbe Buscetta in quell'occasione, perché lo andarono a trovare. E la facciamo la domanda, ma la risposta già la sappiamo. Il difensore vuole sapere se lei ha notizie di questo discorso che c'è stato lì, il colpo Borghese, non sa niente di tutte queste cose. Mi rifiuto di rispondere, signor Presidente. Si rifiuta di rispondere. Va bene. Per la riassuntiva limitiamoci a dire che l'imputato Rina insiste nel rifiutarsi di rispondere alle sollecitazioni che gli saranno rivolte da Tommaso Buscetta nel corso del confronto. E diamo atto pure che Tommaso Buscetta, rivolgendosi all'imputato, rammenta le circostanze che risultano dalla registrazione alla quale si rinvia. Rina può essere accompagnato al suo posto. No problema, l'avvocato. E lo facciamo? Vediamo se si vuole ricordare. La presenza dell'imputato in questa udienza per chiedere eventualmente un confronto. Credo che dovrebbe sciogliere questa riserva. Esatto. Calò è primo. Non è in aula, no è là, sì. Caloena, dobbiamo procedere al confronto, procediamo subito, non lo so io. E
Allora la Calò chiede il confronto? Questo non è stato, non ho capito con... No, già l'aveva chiesto anche in altre udienze. Sì, allora io chiedo che sia disposta una congrua sospensione dell'udienza per non, ci sono problemi. Non affaticare il testo. Congrua che cosa intendiamo? No, un'ora. Calò, non facciamo polemiche, per piacere. Non è la prima volta che lo sto, che lo rammento. Se si deve fare una sospensione lo decido io. Presidente. D'accordo? E basta, per favore. Stia seduto. Chiedo una sospensione di sì. Un'ora. L'udienza è sospesa per un'ora. Facciamo venire Buscetta. Deputato Calò. È stata verbalizzata la sospensione, è vero? Si procede all'esperimento del confronto fra l'imputato Giuseppe Calò e Tommaso Buscetta. Che in questo processo ha la qualità di imputato di reato connesso e verbalizzata la presenza del suo difensore, è vero? Buscetta può senz'altro. E Calò a questo confronto, esatto, sì. Lei pure può senz'altro rivolgersi a Buscetta. Signor Presidente, posso guardarlo in faccia? Possiamo guardarci in faccia? Certo. Da parecchio tempo che non ci vediamo. Sì. Io, ultimamente abbiamo fatto quel confronto a Palermo, però non ti ho più rivisto, non abbiamo potuto rifare questo confronto perché io dopo questo incontro mi sono andato a documentare. È stato un piacere o un dispiacere che non è più. Ma non lo so, forse come, cosa pensi? Che è un piacere? Il piacere ce l'ho, perché adesso possiamo chiarire un po' meglio le cose. Certo, dispiacere perché mi ha fatto andare in galera. Torna. Sono ancora in galera. Torna. Va bene. Parliamo di altro, che è meglio. Non ci siamo potuti più incontrare, giusto? Perché io mi sono andato a documentare tutto quello che tu hai detto e ne hai detto bugie, proprio, ne hai detto bugie. E ora, man mano, andiamo parlando. Tu mi hai inserito in questa commissione, così chiamata, prima come rappresentante della famiglia di Portanuovo e poi come bugia. Bugia. Bugia, cioè, come rappresentante di Portanuovo, certo, bugia. Certo. Ora vediamo. Ora, tu devi difendere la tua accusa e io giustamente devo dire come sta andando. Vai avanti. E sei stato il primo tu, perché io penso che sei stato il primo tu a inserirmi in questa commissione, nel contorno. Altri poi sono venuti perché giustamente hanno ripetuto tutto quello che tu hai detto, perché contorno non aveva mai parlato di commissione, anche se collaborava prima di te. Che ha collaborato dopo, prima di te, nell'80, contorno ha collaborato con la giustizia dall'82 in poi, non aveva mai parlato né di rappresentante né commissione. Dopo che tu hai fatto quelle rivelazioni, Calò rappresentato, tutti hanno detto rappresentante. Glielo ho detto io a contorno di venire a cercare a Roma. Ma lascia per ora contorno. No. Risponda a questo. Scusa, e poi vai avanti. Scusa un minuto, ma io l'ho detto io a contorno di venire a cercare a Roma per ammazzarti. A me? Sì. Ma chi l'ha detto? Ma lui te l'ha detto. Ma scusa un attimo. Lui te l'ha detto. Scusa un attimo, Massimo, Buscetta.
Qui non è il signor Rina che non ha voluto rispondere. Io devo rispondere. Guarda che differenza. Loro lo noteranno. Un uomo d'onore che risponde, un uomo d'onore che non risponde. Ma lascia, però non andare avanti, però non fare show, guarda, con me dobbiamo chiarire, dobbiamo parlare. Show con me tu non te devi permettere di farlo. Non mi permetto perché non sei all'altezza di poterlo perché fare. Non mi permetto? Perché non perché tu lo show, tu vivi tu per ora. Hai argomenti, tu puoi fare argomenti quello io, che ha detto, quello che ha detto, quel signore di Luciano Ligio. Lascia, io credevo di sentire il ruggito dei leoni e invece sento lo squittio di topi, tu sei un topo, è a te che si deve rivolgere, a tu. Tu sei un topo di fogna, se tu parli di tu sei un topo di fogna. Tu, topo di fogna, ho dato il sangue, io ho dato il sangue a tuo figlio e tu hai accarezzato la testa dei miei figli e li hai ammazzati. Ma guarda, signor Presidente. Ma ora, signor Presidente, scusami, dovete... se tu non vuoi iniziare, allora io devo rispondere a questa domanda. Tu lo sai perché sono stato assolto per l'accusa dei tuoi cari, dei tuoi parenti, dei tuoi fratelli? Perché ero all'estero, ero a Parigi, alloggiato in un albergo, la corte si è accettata di questo. E allora dimmi tu, ora rispondimi a questo, perché io sono stato assolto negli omicidi? Perché io non ero in onorai a queste cose, oltre a questa corte, addio. Ecco, addio. Ma no, io sono anche tu. Io risponderò, certo. Risponderai tutti, perché non tutti. È detto, perché tu non è che se hai ucciso, non hai ucciso i fatti tuoi. Ma voi sentite moralisti di poter parlare di queste cose, di ingiustizia, hai mandato 400 padri di famiglia in galera. Detto da te, e voi non vi siete curati di ammazzarle le persone. Tu devi rispondere ora a quello che devo dire. Parlare anche in inglese? Permetto un minutino. Ah, sapevi parlare in inglese? Veramente, tu sei internazionale, perciò. Sì. Io lo so dire, ma tu non lo sai. Senti qua, dobbiamo fare il confronto noi. È giusto? Sì. Non parliamo di show. Confronto, forse non lo pronuncio male, purtroppo io non mi sono mai mosso sei andato solo a Parigi, vabbè, andiamo. Sente qua, e allora, quando guarda, vedi, introduce sempre delle cose. Lei stava parlando di confronto, non collabora dall'82. Io vorrei ricordare a tutte e due che siamo in una sede giudiziaria. Ma scusi, ma io ho sbagliato. Quindi, lo show non c'entra per niente. Lui non deve alzare, guarda, non deve parlare. Quello che a me interessa che parliate uno alla volta, di modo che si possa poi percepire quello che ciascuno di voi ha detto. Di un discorso va a finire un altro discorso di contorno a Roma. Mentre lì è stato sbugiardato di quello che ha detto se lei deve fare delle contestazioni, faccia, e specifiche però. Parliamo di parole. Io ci stavo dicendo questo. L'unico a parlare della commissione è Buscetta. Ora vuoi ripetere? Prego. Non è esatto questo. Questo formerà oggetto poi di discussione, avvocato. Ma non è esatto. Prego. Allora, mi vuoi ripetere quello che tu mi hai detto, cioè quello che tu hai dichiarato? Parliamo intanto sul nostro incontro di Roma e poi andiamo parlando di altre cose. Come è avvenuto questo incontro a Roma? Tu qual è la cosa che vuoi chiarita? No, ti voglio dimostrare che tu hai detto tutte bugie. Sì, vabbè, devi dimostrarlo a loro, non a me. Certo. Allora tu dimmi qual è la risposta che vuoi. Allora, senta. L'argomento. Allora parlo io e poi tu mi rispondi. Okay. Tu hai dichiarato questo, che dopo che ti sei allontanato dalla Semilibertà, io ti volle a Roma per parlarti, va bene? Una volta hai detto questo. Io non ti devo interrompere, vai a parlare. Quando tu mi vuoi rispondere, ripete quello, poi mi smentisci. E una volta hai detto questo, io ti ho cercato perché ti volevo parlare e tu sei venuto a Roma. Una volta veramente tu hai detto che, la prima volta sempre al giudice istruttore, una volta hai detto che ti ho cercato io,
un'altra volta a pagina 300, non so se l'interrogatorio di Buscetta loro ce l'hanno qui, a pagina 325 hai detto che eri tu che volevi parlare con me, insomma sono due cose discorse, e hai detto che lì, quando ci siamo visti a Roma, ti ho parlato male di Pontade. Questo è stato nel periodo dopo, subito dopo che ti sei allontanato dalla semilibertà. Ti ho parlato male di Pontade, lì tolto di Sincerillo, anzi era Bamboccio, ti ho detto io, perché aveva fatto uccidere al giudice Costa senza ordine di nessuno. Io sono ritornato a Palermo, ho parlato con Stefano Pontade, ho conosciuto lì. Signor Presidente, e allora? Sì, è più favore, a pagina più 40. Sintetico, no, più sintetico, vai al sodo, ragiona che cosa vuoi. Come fai tu, che cosa voglio, che cosa sai se tu non mi fai parlare? Tu, se tu non, allora scusami, che cosa, tu hai detto, hai parlato, hai riempito quante pagine da quell'interrogatorio? Quante pagine hai riempito? E tu quanti cimiteri? E allora il tempo di te. Pagine, e tu quanti cimiteri? Tu insieme al tuo socio qua. Ma guardi che ma questa difesa la tua è. Ma questa difesa la tua è. E quale? Qual è la difesa che vorrei? Allora io scusa, io posso dirti a te, guarda, tu hai ucciso 50 persone, difendete. Forza, dillo. Hai ucciso 50 ma persone, difendete. Ma dillo. Difendete. Ma tu devi andare all'ufficio del pubblico ministero, ti metti a modello 13 e dici, ha ucciso 50 persone, tizio e tizio. Oh, e perché? Poi, se questo l'hai fatto tu, questa tragedia l'hai fatta tu, senza portare nessuna prova, nessun indizio, nessuna cosa, soltanto accusare e basta, come quando mi ha accusato della responsabilità di tuo fratello, di tuo genere, e io non esisto in Italia. E allora che facciamo? Ma perché se c'è un rispetto, ma tu vuoi insegnare a me, se non si fanno le prove quando si è latitato, se c'è la possibilità, tu vuoi insegnare a me come si fanno, come si costruiscono le prove? Non funziona. Tu vuoi insegnare a me come si costruiscono le prove degli alibi? Tu a me vuoi insegnare ma questo? Ma senta, Buscetta, fammi una cosa. Continuiamo a parlare e poi vediamo un po'. Allora, non è vero, non è esatto quello che ho detto io, che tu... Fino adesso non hai allora, detto una allora, signor Presidente, mi scusi, a pagina 40 dell'interrogatorio di Buscetta, se ce l'hanno loro, lo vogliamo leggere cosa ha detto Buscetta? Lei deve fare le sue contestazioni. Guarda, io ricordo pure i fogli, tutti i fogli della pagina 40. Dopodiché sono andato a Palermo, ho convinto, non ti ricordi che hai detto che poi ci siamo incontrati all'autogrille al ritorno di questo appuntamento? E non è vero. Presidente, mi scusi. Ipocrita. E allora... Ipocrita. Non dire ipocrita, perché ipocrita. Ma guarda che sei un ipocrita. Sei un carogna allora. Che sì, carogna tu e la settima generazione tua. Sei un tua. Nato la settima generazione tu e quel... Ma tu mi... Vabbè. Tu l'hai conosciuto. Siete venuti per fare degli insulti. Siete venuti per fare degli insulti. Tu l'hai, come l'hai conosciuta la mia generazione, non lo puoi dire questo. Cerca di rivolgere una contestazione a Buscetta, viene interrotto metodicamente. Se si deve impedire di andare avanti, aveva cominciato ponendo il tema del rappresentante e molto abilmente Buscetta ha portato il discorso su altro. No, ci ritorneremo. E si è iniziato con la contestazione che riguarda le affermazioni romane. Io li sto invitando tutti e due ad esprimersi con... contestazioni di circostanze specifiche, visto che non di chiacchiere il deputato Calò ha chiesto il confronto proprio per poter avere la possibilità di rivolgere delle contestazioni ed eventualmente dei chiarimenti, e le rivolga. Grazie. D'accordo. Le rivolga. Presidente, io vorrei pregare alla Corte, gli dica. No, lei deve rivolgere lei non deve pregare nessuno. No, ma qui... lei deve rivolgere no, ma... a Buscetta se c'ha da fargli delle contestazioni. Sì, ma non offendere, scusi, perché lasci faccia le contestazioni che deve fare, gli dica quel che vuol dirgli, di fatti. E allora, ad ogni modo, signor Presidente, quando ha fatto queste dichiarazioni, sono scritte, perciò non se li può rimangiare, o sono bugiardo io o è bugiardo lui? Signor Presidente, io vorrei sapere quando è stato ucciso il giudice Costa. Il 6 agosto, mi pare, perché mi sono documentato. Non glielo posso andare a dire mai, io, Sincerillo Bamboccio,
perché ha uscito, cioè, e non l'ha, diceva che non l'aveva mai conosciuto, diceva che non conosceva Inserirlo, mentre ora nelle dichiarazioni che va facendo in America, in altri posti, Inserirlo addirittura lo conosce, che si sono conosciuti in America tantissimi anni fa, che tanto che avevano forse la pizzeria o assieme, addirittura assieme, no? E lì aveva detto che non conosce Inserirlo e che io gli avevo fatto questa confidenza 2 mesi prima. Risulta ora, 2 mesi prima di essere ucciso Giuseppe Costa. Questo lasciamo stare, poi ci sono altre cose che dobbiamo parlare. Ma no, ritorniamo un passo indietro sulla elezione, sull'elezione. Mi vuoi spiegare come tu hai detto? L'hai detto, se le puoi ripetere qua, come si elegge un capo? L'hai detto a Giuseppe Suttore. Vuoi ripetere come si elegge un capo? Ma io devo rispondere solo alle domande tue, devo rispondere a tutto il concetto che tu esprimi. Vabbè, a quello che ho parlato, quello fino che ho detto. Vediamo un po' che cosa puoi dire. Come si elegge un capo? Però no, aspetta, io quello che ho il fattore di Inserirlo, è vero o non è vero questo fatto? Che cosa? Che io ti ho detto a te, quando tu mi sei venuto a trovare a casa mia. Verissimo, che tu mi hai detto che ero un bamboccio. Esatto. Solo che io per virtù del Spirito Santo sapevo che 2 mesi dopo dovevano uccidere. Allora si fa gioco sulla data. Gioco sulla data è il succo della cosa. Ma guarda, il succo della cosa, non la data. Il fatto è questo, caro Buscetta, con me hai perso tutto quello che tu pensi di, con gli altri come accusatore, di prestigio come accusatore, non prestigio di altre cose. Invece tu prestigio con me. Perché con me tu hai portato date. Tu prestigio con me. Io come accusatore. Il guaio tuo, e tu come uomo d'onore. Il guaio tu. Che e allora tu hai portato cosa date. Volevi sapere? Hai portato date. Cosa volevi sapere? E allora sapere? Tu mi devi dire se è vero o non è vero, se confermi quello che tu hai detto. Confermo, allora, tutte le, signor pubblico ora sarà. Confermo tutte le dichiarazioni che ho reso. Non è che, ma non tu è che cosa vuoi? Allora non ho capito. Tu mi dici pubblico ministero a me, ma io che non è che posso fare. Ma non sei andato a farlo alla commissione stragi, il pubblico ministero. E questo ne parleremo perché c'entri pure tu dopo. Ah sì? No. Porca miseria. Cioè, ora se permette poi parleremo di questo. Certo. Perché il discorso poi va a finire da te. Vabbè. Non alla commissione stragi, ma c'è un discorso che poi va a finire da te. Hai spiegato l'elezione della famiglia di Porta, come è avvenuto? Il periodo, quando è stato? Quale elezione? Allora, la famiglia di Porta Nuova, dove dice che tu appartieni, dove dice che sono il capo. Sì. Che fa? Ogni tanto sei diventato. Quando tu sei diventato. Tu sei diventato rappresentante, tu vuoi dire? Sì. Quando tu sei diventato. Sì. In mia assenza, mentre io ero in America. E quando è stato? Intorno al 1970. Sì. E tu in America? Sì. 1970. E come si svolge questa elezione? Lo vuoi spiegare alla Corte come si svolge questa elezione? Per eleggere un capo? Ah, per eleggere? Si vota. Come si vota? Si elegge un nome e si porta come candidato a votarlo. Cioè si riunisce la famiglia? La famiglia, sì. Fanno le votazioni? Esatto. Signor Presidente, quante volte l'ho detto io alla Corte? Vogliamo accertarsi dove si trovavano questi membri di questa famiglia di Porta Nuova nel periodo quando Buscetta dice che ci sono state queste elezioni? A Palermo non c'era nessuno. Chi era in carcere e chi era alla. Io ero sorvegliato, vabbè, lasciamo stare, ero a Palermo. Ma tutti quelli che lui ha elencato, non c'è nessuno a Palermo. Chi è a carcere, chi è a confine? Se si possono fare le elezioni per via di telefono, ora spiegano tutto. Ma e questa è una cosa. Devo spiegarlo. Sì, tu hai detto che aggiustarlo, vediamo come. Non ti arrabbiamo. Calmo, come te. Io sono andato a leggarlo. Ma io guarda, ho la coscienza davanti a Dio a posto. Lo sai cosa c'ho io nella coscienza? Sì. La coscienza di essere sicuro di non aver fatto quel reato così grave e schifoso dell'assaggio. Sentirai. Così, così sereno nell'animo che tu non hai idea. Sentirai. Sai cosa mi dispiace là? Mi dispiace? Ci sono gente condannata all'ergastolo innocente. Certo, poveri. Il mio coimputato. Poveri. Per l'assaggio di Firenze. Ah, ma io questi non li conosco, non sono cose mie, per l'amor di Dio. Ma non che forse può dire che io posso. Ma essere. Io non l'ho citato a Cercoli, io non conosco neanche il nome. Chi se sono innocente? Come ovvero Dio, come sono cose che mi competono. E io posso prendere. Io so che non posso uscire più dal carcere, non per l'ergastolo, perché.
perché ho 23 anni che mi hai fatto prendere per l'associazione, altri 13 anni a Roma, perché quel processo doveva essere andare a finire così, perché se no Firenze non poteva continuare. Ma tu conosci conosci causa-effetto. Che cosa deve causa-effetto? Causa-effetto. Voi ma tu mi sei voluto essere il rappresentante. Ma... adesso l'effetto è il carcere. Ma perché deve andare cose cavole con peselle? Scusami, tu mi vedi così... così non sai così, parlare così abbattuto non sai parlare no. Tu sai invece tu non sei, sai parlare tu sei, non sei, sei, sei laureato non sai esprimerti vero non sai esprimerti. Ma rispondi allora a tutto quello che ti ho detto ma se tu non mi fai rispondere allora l'elezione da famiglia sì, sì. Siccome non c'è nessuno presente tu non puoi essere eletto è giusto tu volevi dire questo ma quando mai uno che si può fare rappresentante perché fa piacere a certo tipo di persone, non si è nominato rappresentante anche da solo. Ma senta, io... Ricco Bono, come si è fatto rappresentante? Come si è fatto rappresentante Ricco Bono? Andiamo avanti. Allora... due persone e lui, ed è diventato rappresentante di Partano. E poi la famiglia è diventata di 100. E questa la stavamo... Ma insomma, cosa vuoi? Aspetta, ma cosa vuoi? Ma la risposta che vuoi dopo di questo? Hai dato c'è la risposta. La vuoi aggiustare così? Va bene, ti faccio aggiustare tutto quello che vuoi. Te l'ho detto io. Ma io non voglio questo. Ma io l'avevo detto prima, confermi tutto quello che hai detto. Ma non voglio un'altra cosa. Andiamo avanti ora. Il mandamento. Com'è quando avviene questa introduzione mia nel capo mandamento? Intorno al 75-76. Ah, vedete, allora abbiamo spostato le date. Abbiamo spostato di 3 anni abbiamo spostato le date. Ma hai perché? Sempre detto 73-74. Ma 73 o 76? Tu vuoi l'atto di nascita? Ma scusa, ma qua si sta parlando di un'organizzazione dove lui fa parte. Ma io lui, faccio parte. Lui che la conosce, dice. Ma io faccio parte della commissione dice... che sono in carcere. Oh, bendamato, allora vuol dire che tutto quello che ha detto adesso non va niente, perché lui dice che ogni uomo d'onore ha conoscenza di tutto quello che avviene, si sanno i particolari, si sa che è il rappresentante, che ora lui io devo sapere che sono in carcere, come ha saputo che è un rappresentante mentre in America, ora non sa se io ho fatto sì, ma ero venuto a Palermo. Se mi ero incontrato con te. Ne parliamo di questo, non ti preoccupare. Vabbè, allora ne stiamo qua fino a domattina perché quando finirai di parlare tu, parlo io. Certo. Esatto. Certo. Puoi parlare, non ti interrompo più. Certo. Ma io non ti interrompo più. Ma io l'ho detto a te. Vai avanti. Confermi quello che hai detto. Hai detto sì. Ora, se poi vuoi ritornare a parlare. No, io non è che perché mi offendo, perché sei un lazzarone quando le parlo. Lazzarone tu e tu la tua tu mi scusi, Presidente. Lasciate perdere di tutti. Ma che consentito questo pubblico ministero? Ma che parola offensiva pubblico ministero? No, non ho consentito. Io ho detto, signor pubblico, perché il pubblico ministero? Lei conferma le dichiarazioni. Se una parola tu dice le stesse parole. Se una persona, una parola è offensiva, ci sei tu, se è offensiva. Se non è offensiva, invece ci sono io. Se non è offensiva. Ma guarda, io dico, ma questo incontro si può fare? Ma io non lo so, signor Presidente. Ma si può andare avanti con questo incontro? Tutti e due non dovete andare avanti così. Ma non so, ma... andate avanti a furia di insulti. E questo non è un confronto. Ma io devo, insomma, io sono stato accusato da lui e io, siccome so quello che io dico, cercate tutti e due di essere siccome lui le ha fatte queste dichiarazioni, sono scritte queste dichiarazioni, non è che me le sto inventando, che lui mi vuole cercate di essere contenuti. Cioè, e allora ogni volta che io dico una cosa, ma io dici tu, ma hai detto, ma come lui dice, allora, ma allora scusa, non si va avanti così. Tu dimmi, se tu mi dici che tutto quello che hai detto è bugia e vuoi rifare nuovamente l'interrogatorio, allora chi sono tu per male? Mi vado a rimettere nuovamente al mio posto, ti fai rinterrogare di nuovo e poi ne riparleremo di me. È ridicolo. Ad ogni modo, signor Presidente, Buscetta dice che faccio parte del comandamento 73-74, Mannoia dice nel 76, poi l'ultimo pentito Mutolo nel 78. Io che devo augurarmi che abbia un altro pentito che dice non fa parte. Non fa parte si occupi di quello che non fa parte del di quello che proviene da Buscetta, non c'entra niente. Per dire quelle cose. Dimmi una cosa, Calderone è uno di quelli che mi accusa pure a me.
Ha detto la verità Calderone nelle sue dichiarazioni, o bugie? Io non sono qua per valutare. Eh no, siccome Calderone dice che non tu... Non dico, non faccio valutazione. Non fa nada, aspetta. Tu hai detto che Calderone è bugiardo perché ha detto che tu eri un sottocapo della famiglia. Era un capo. Non sono qua per valutare, anche perché non conosco le, come non le dichiarazioni di... Non le conosci? No. Tu non conosci le dichiarazioni di altri, diciamo, collaboratori? No. Tu... Le possiamo leggere, Presidente, le abbiamo qua. Mi scusi, Presidente, questo non c'entra. Il discorso di Calderone non c'entra. No, lei si deve rivolgere questa a Buscetta. Lei si deve rivolgere a Buscetta contestandogli tutto quello che proviene da Buscetta. Scusi, se Buscetta ha detto sempre che questa è stato sempre un umile soldato, un umile personaggio, non ha avuto mai voce, capito? La invito ancora una volta a fare delle contestazioni fattuali, di fatto. Allora, mi dà la parola, Presidente, per favore. Se l'interrogatorio di Buscetta è in atti. Calderone. L'interrogatorio di Buscetta è in atti. Voglio due dell'interrogatorio. Voglio due seguenze dell'interrogatorio. Le contestazioni sugli interrogatori le può fare lei. Nel confronto l'imputato deve dire a Buscetta quello che lui a lui risponde. E l'ha detto. C'è bisogno che lei poi dice, lei l'ha detto, noi lo sappiamo quello che ha detto. Presidente, mi dà la parola. Sì, si accomodi. Nel confronto il signor Calò deve parlare di fatti di cui Buscetta è a conoscenza. Che riguardano Buscetta. Un attimo solo. Qui, se noi... Per quanto riguarda le affermazioni del signor Calò riguardanti altri collaboratori, queste non deve in questa chiedere... sede non c'entra, no? Mi aspetti, Presidente, non deve chiedere valutazioni a Buscetta. Siccome queste affermazioni che sono state fatte, se il signor Calò è disponibile poi, come necessariamente dovrà essere, visto che ha reso queste dichiarazioni che non riguardano Buscetta, se sarà disponibile alle contestazioni del pubblico ministero, sarà il pubblico ministero a contestargli le infondatezze che lui ha detto sugli altri collaboratori, così come spetterà eventualmente agli avvocati del signor Calò contestare altre inesattezze. Io non consento, e sono tutte non consento che nel tumultuoso e confuso svolgimento di un confronto il signor Calò possa fare delle affermazioni assolutamente gratuite e infondate e non ci sia la possibilità di correggerle. Ma signor pubblico ministero, ma cosa sono stato messo, scusa, ma che sta, ma che mi sta dicendo? Ma che mi sta dicendo? Io sto dicendo, io sono accusato di questo. Altri collaboratori. Mi scusi, lui ha risposto a questa domanda, gli hanno fatto la domanda a Buscetta, ecco perché io gli faccio questa stessa domanda, perché lui ha detto che non è vero, ha detto bugie. Il signore non è vero, ha smentito questa dichiarazione di Calderone. Io sono stato pure condannato per le dichiarazioni di Calderone. Allora, non c'entra Calderone qua. Andiamo al solo. Lei si deve occupare di quello che proviene da Buscetta per fare le sue contestazioni. E basta. D'accordo? Non si possono fare affermazioni confuse su altri collaboratori che non sono presenti in quest'aula. Questa sarà materia dell'interrogatorio successivo a cui il Calò... D'accordo, Poi tutto allora il resto... potremo precisare... Tutto il resto potrà semmai fare oggetto di critica in sede di discussione. Il pubblico ministero sul punto, perché io sono perfettamente d'accordo su questa impostazione, e però... È la premessa che è sbagliata. C'è stato un interrogatorio che ha reso il signor Buscetta e gli è stato contestato formalmente. Calderone Antonino dice di lei che Buscetta è sottocapo della famiglia di Cosa Nostra. Il signor Calò sta contestando quello che è un fatto. Lui ha negato essere vero questa circostanza. Ora gli sta ricontestando. È vero che tu eri sottocapo... Più di questo, è circostanza precisa su questa Buscetta già della storia, quindi si può fare conto. Se si fosse espresso con la chiarezza con cui si sta esprimendo me, il discorso risultava diversamente. Come ha detto il signor pubblico ministero, mi scuso se sono stato pure io a questo momento, il confronto in qualche momento è stato confuso, ma
per cause che noi tutti stiamo constatando. Va bene, va bene. Allora cerchiamo di percorrere un binario giusto, perché se si sbaglia si deraglia. Continui. No, intanto vediamo se può rispondermi su questo, se perché se le deve sul fatto della famiglia di Fortanova le ha risposto sul fatto del mandamento, non lo so, tu sostiene questo e io invece ti dirò che non è così come dici tu. Andiamo avanti. Perché quando tu hai fatto lo stesso fatto che è successo per la famiglia di Fortanova, che risultò tutta in carcere e oppure al soggiorno obbligato, così come quando tu hai nominato chi faceva parte della commissione in quel periodo. E questo già l'ha detto, non ci dobbiamo ripetere. Adesso la commissione. Ah, la commissione. Guarda caso, io mi sono andato a documentare, quasi tutti erano a soggiorno obbligato, hai nominato allora Saro Riccobon ed è a soggiorno obbligato, hai nominato Stefano Bontario ed era al confino, hai nominato Badalamente ed era a soggiorno obbligato a Milano e hai nominato un altro che era in carcere. Io ero a Roma latitante. Io lo sapete, questa commissione come si è costituita? Non lo so. Salamone. E da Roma latitante non è mai venuto a Palermo? No, signor Presidente, lasciamo stare io che ero latitante, posso muovermi come voglio. Ma altri che sono carcerati e sono al soggiorno obbligato, ma non credo che si possono muovere. Salamone, che è pure al soggiorno obbligato. Tutti questi personaggi li ha inseriti in quel periodo che facevano parte di me, però documentandosi dove si trovano queste persone, non esistevano neanche a Palermo. Ecco perché non devo parlare di altri pentiti, allora, di altri collaboratori, allora non ne parlo. Ecco, io ho fatto sempre richiesta alla Corte, ci siamo pronunciati. No, io non ho finito, vediamo quello che tu hai a dire, poi riparlare. Quando devo parlare? Adesso e sei tu che mi deve dare il permesso per parlare. Questo è discorso dalla Commissione, risponda, avanti. Posso rispondere? La Commissione... E guarda che non ti interrompo. La Commissione si è creata, completa, intorno al 1974. Fino al 1974 ero un triumvirato, composto di quel tuo amico Rina, Badalamente e Bontà. Allora... Sono venuti in carcere. Tutte e due si sono incontrati con me dentro il carcere e hanno all'uscita del carcere rimproverato il signor Riina perché andò a fare dei sequestri di persone. Luciano Liggio tolse a Riina e si mise lui. Da quel momento in poi si cominciò a creare la commissione, quella che poi risultò quella definitiva, cambiando qualche elemento di anno in anno. Era questa la risposta. Si vuole accettare dove si trovavano allora Bontade e Badalamente nel periodo che dice lui? Posso rispondere? Ma non è ridicola questa risposta da parte tua. Intendo dire ridicola. Ma come è ridicola? Perché tu mi vuoi insegnare a me, tu vuoi fare capire a questi signori seduti qua che chi è latitante o chi è mandato al confine non si può incontrare con uomini d'onore. E se ne vanno a carcere. Guarda, Buscetta... Sarà ma di fatto io non è che mi sono incontrato personalmente con Badalamente nel 1970 uscendo da una casa di Milano, era arrestato insieme, non è che mi sono potuto incontrare. Mi scusi, poi sarà la Corte a rendersi conto. Signor Presidente, ho detto a Riina nel 1970 uscendo da una casa dove abbiamo fatto una riunione, io, Badalamente, Greco, Gerlando Alberti e Giuseppe Calderone siamo stati fermati dalla polizia, il quale ha preso il documento a tutti. A Milano. Ora questo qua mi vuole raccontare che gli uomini d'onore, perché latitante o perché a confine, non si possono incontrare?
cambia argomento. Ma che significa la dettante? Io parlo di che si trova nel soggiorno obbligato. Cioè, sì, dove c'è un perché Badalamente dove si trova? Ma Badalamente al 70 dove si trova? A Milano, dice tu. La dettante. E con chi era? Con me. Dentro la macchina. Ma che significa questo ma discorso? Come che significa? Se tu parli, a se, valutazione tu parli la fate voi. Se tu vai a trovare a uno che è sorvegliato a Milano, al suo paese, è dove tutto lui, dove ma lui, se tu mi dici che tu pensi che Badalamente da Milano viene qui a Palermo e se ne va a carcere per vedere te, è tutta un'altra cosa, caro Buscetta. Senti, caro Calò, e speriamo che non cadi molto, se no ti fai male. Io volevo dire che se io mi incontro con Badalamente venendo dall'America e Badalamente non è nel suo paese dove è soggiornato, ma lui scende dal suo paese dove è soggiornato a Milano e viene fermato insieme a me in macchina, questo non è argomento valido per dimostrare che gli uomini d'onore quando si devono incontrare si incontrano o no? Se tu parli, se devono fare 20 chilometri, 30 chilometri, si possono fare queste cose, ma se penso che quello viene da Milano a Palermo per andare a caccia, vedrete, ma di fatti il Bontate di non ha partecipato alla riunione perché era confinato a Napoli. Vogliamo parlare ora di questo fatto di tu quando sei venuto dall'America nel 70? Sì. Hai sempre mentito, hai detto sempre che sì, non è stata vera. Bugia. No, la corte ti chiedeva se tu eri stato in Italia nel 70 e tu hai detto mai, non è vero, non è vero. E ti ho preso in giro a te e a Ligio. E allora finite il discorso. Vabbè, fammi finire. Tu hai sempre negato questa venuta tua dall'America in Italia. Fino in corte d'assise, la prima volta, la seconda volta sei stato, prima all'interrogatorio mi pare che della Corte d'Assise, primo grado. Poi, su richiesta, chi ti ha cercato in America per venire in Italia? È conclusa la domanda? Sì, io, perché poi ti devo... Venivo in Italia per il colpo borghese. Tu, da semplice soldato, appartieni alla famiglia del Portanova, io come sono capo, e non mi tiene informato. Ma di tu questo. Non eri capo quando io sono venuto in Italia. Ah, non ero capo? No. Quando io sono venuto in Italia tu non eri capo. Vabbè, nel 70 vuol dire che non ero capo. Per favore, quando è stato? Nel 70. Giugno del 70. E allora, sta famiglia di Portanova, quando è stato per fare lei? Dopo che io me ne sono ritornato in America. Ah, dopo qualche mese? O un mese, due mesi, tre mesi. Anzi, mi hai fatto consigliere in assenza. Allora ha visto che andiamo è un'altra cosa nuova, vedi? Allora sei consigliere della famiglia di Portanova. E io ti telefonai e ti dissi: ma che fa un consigliere? Dall'America faccio consigliere a te. Ma signor Presidente, io questo incontro io mi fermo sinceramente. No, fermati, perché ti verranno gli svenimenti, sicuramente. No, non si può con te. No. Sento, a me mi fa un piacere che tu vai dicendo tutte queste cose. Sì. Perché vuol dire che. Ecco perché dobbiamo rifare nuovamente il tuo interrogatorio, debbono rifarlo di nuovo il tuo interrogatorio. Sì. Chi? I giudici. Il signor Presidente. No, il max processo. Perché ormai. No. È certo, no. Ormai. È ormai passato. Ormai è giudicato dalla Cassazione. Cioè, vai avanti. Ormai ti sei salvato. Perché vai avanti. Accusato di pentite di omicidio, accusato di traffico internazionale, mi pento. Accusando gli altri, consumando gli altri, io me ne vado a casa. E infatti ti è riuscito proprio. Sei un truffaldino nato. No, truffaldino sei tu che vuoi ingannare la legge e rimane a serpeggiare. Ti conosco senza mai entrare nel merito. Tu ti devi fare 48, un pentito. Una delle due. Tu o di là. Sei stato sempre un truffaldino. Sì. Hai truffato l'Italia e gli Stati Uniti. Ci sei riuscito, io mi congratulo, ti devo dare ma grazie, per carità, bacio no. Perché ti ammiro, per carità. Ti merito una medaglia. Ah, medaglia va bene, ma bacio no, perché già mi bastò come hai baciato i miei figli. A proposito, la accusa dei suoi figli, e quando lasciamo stare i suoi figli, perché se di tutto mi puoi accusare, di tutto mi puoi dire che io possa essere un uomo, lasciamo stare indipendentemente se faccio parte o non faccio parte. È io importante. Che effettivamente l'ho conosciuto, è vero, i bambini suoi, piccoline. Ma la signora, io neanche ci voglio pensare. Ma neanche io penso, tu questo non me lo devi dire, questa accusa a me non me la devi dire. Un giorno renderai accusami, conto. Accusami conto di tutto.
di tutto, ma non mi accusate di questo. Sì, sì, questa è la ragione. Vai avanti con le contraddizioni mie, per favore. Ma io, queste non sono contraddizioni. Io ho risposto, tu hai detto e io ho risposto. Loro hanno registrato, andiamo avanti. Ora, mi inserisce nella commissione e mi tiene responsabile, già che hai fatto metà, dice, sono d'accordo, metà erano innocentiste, come dire, metà erano, come l'hai definito buoni tu? I forti e i deboli. No, no, i forti e i deboli. I forti e i deboli. Esatto. Ma ora dico, in queste sue stesse dichiarazioni, quando io devo rispondere qua anche dell'omicidio Mattarella, l'omicidio Mattarella è accusato dall'accusa, come se io avessi chiesto un favore a un terrorista per farmi questo, per fare questo omicidio. Di questo devo ringraziare, che magari forse mi puoi salvare di questo rapporto con me, perché penso che questi rapporti non sono mai esistiti. E allora ti devo ringraziare di questo. Però l'accusa mi rimane lo stesso, purtroppo. Hai detto che io in commissione ci sono stati quelli che hanno deciso, Cirillo, Bontade e altri, e qualche altro non erano d'accordo, gli altri erano d'accordo. Però man mano che vai, che fai dichiarazione, mai che sei interrogato, adesso è finita questa tesi. Ora vai dicendo che invece che Cirillo e Bontade erano pure d'accordo. Mannoia che va dicendo altre dichiarazioni in contrasto con quelle tue. Ma qui che cosa c'entra tutto questo discorso? Sì, ma questo presidente, qua c'è un'accusa. Ora lui non deve parlare di Mannoia. No. Insomma, di questa accusa tu che dice che io sono stato pure. Ma eri presente in questa riunione? No, assolutamente. Io non ho mai detto che ero presente. E questa commissione, come tu l'hai descritta, è una commissione, è una cosa seria o una cosa così, all'acqua di rosa? La valutazione te la dai da solo, se no, la dico, serio io o poco a te, seria. Perché tu parli di questa commissione. No, la valutazione io te la ti faccio tu. La domanda a te, questa commissione la che tu hai, se è una serio, commissione non è seria, seria, una commissione che, ma ogni volta che ti voglio rispondere tu ti interponi. Che vuol dire la commissione, una cosa seria? Che contestazione? Questa è la contestazione. Siccome lui dice che gli è stato confidato che chi era d'accordo, chi non era d'accordo, da uno che fa parte... Su questa determinazione. Questo no. Ma dico, ma non lo so se esiste effettivamente questa commissione. Allora non è così come lui l'ha definita prima e poi dopo, facendo queste accuse, non è più come l'ha definita prima. Che le cose della commissione, detto lui, cioè, che ha detto tu al giudice Falcone, se le cose della commissione sono cose sue, si possono avere sospetti, ma non certezza. Ora invece uno che fa parte... Ma non ho capito, io prima di continuare desidero capire che cosa intende dire. Che tu mi stai tu dici parli della... Parla del fatto. Mi accusi, che essendo facendo parte di questa commissione, come se io... avesse pure degradato la morte di... Ma non c'è dubbio. Dico, tu non facevi parte. Ammettiamo per un momento che esiste questa commissione. Esatto. Se no, possiamo parlare. Però, esatto. Tu eri presente no. a questa commissione? No. Basta, io non ho niente da dire. Ma è certo, non ero presente. Non ha mai detto di essere stato presente. Ma come fa Giuseppe? Queste sono valutazioni vostre, poi ogni volta. Queste sono discorsi che svilupperà. Prima bisogna vedere se questa svilupperà il suo difensore. Prima vedere come ci faccio parte. Non perché lo dicono altri due, tre, no, questa storia. Manco su vice Cangemi. Ascendendo. Ma c'è Cangemi pure, vediamo. No. Vediamo. No. Tu sai cosa ha detto Cangemi? No, io non lo so. E allora? Dico, neanche tu se mi lo dicesse Cangemi. Ma tu, se un giorno lo dicesse Cangemi, per ipotesi, tu dirai la stessa maniera. È un pentito che si sta pentendo dopo, pentito collaboratore dopo di te. Stai tranquillo, che lo sai come è diventata questa commissione. Ah, ma questa... Lo sai come è diventata questa commissione? Quello che ho detto io alla commissione strage. Io, purtroppo, c'è stata
Non discorso, andiamo ad un altro discorso, però purtroppo... No, ma tu mi devi dare la condizione di rispondere alla prima. Sai come è definita? Che tutti i collaboratori della giustizia... Io non lo so quando posso rispondere. Io non lo so veramente. Qual è il motivo di lui parlare e io non lo so? Senti, Buscetta, io ti credevo che era ancora... Ma vedo che sei stortito, sei proprio... ma non si vede che sei un fisico in parte. Tu sei in fisico, Presidente. Ma qua vogliamo... Lei deve parlare di fatti. Qui non di dissertazioni, sì, lei, ancora sulle l'ho o meno. L'ho invitata, l'ho invitata più di una volta a esprimersi attraverso contestazioni di fatti specifici, non né insulti, né giudizi, né queste, né polemiche. Cose che non ci interessano. E non le convengono, se mi consente. Ma io non le convengo, signor Presidente, perché non mi convengono? Io credo proprio di sì. Signor Presidente, è un avvertimento. Signor Presidente, lui mentre sta rispondendo a me, deve rispondere a me. Io sto dicendo quello che ho detto un momento fa, lui si è messo a fare, ma io non capisco. Ma scusi, ma vede di fare... Risponde veramente tutto il discorso che stava facendo lei non l'ho capito neanche io. Lei era... Signor Presidente, molto poco chiaro. Ma Presidente, lui quindi mi accusa, proceda. E allora io sarò più chiaro. Lui mi accusa. E di poi che mi io deve dire quando ti devo rispondere. Responsabile di questa cosa. Mi deve dimostrare come fa a sapere che io sono responsabile di questa cosa. Sono chiaro su questo riguardo. Hai finito? E anche questo è non è una contestazione. Ma lui mi accusa di questa omicidio. Io non so, dopo tanti anni che hai passato in carcere, dopo tanti avvocati che hai pagati, tante cose che... Pure lei non deve essere polemico. Va bene. E allora io non so come non ti sei fatto persuasire, che già c'è una sentenza in giudicato dove c'è la commissione. Dove c'è la commissione. Va bene, rilasci perdere. Buscetta, rilasci perdere questo discorso. Che fai giù in questo momento? Va bene. Tu vuoi nascondere qualche cosa come lo struzzo che nasconde la testa e lasci il resto del corpo fuori. La commissione c'è, tu lo sai molto di meglio di me, e non solo, ma ci sono altre decine di persone che parlano della commissione. Non lo dite solo quelli che ancora c'è che in mezzo e mezzo. Non giriamo più attorno a questo discorso. Va bene. Non giriamo, la commissione c'è, esiste e tu ne fai parte da sempre. Perché lo dici tu? Perché lo dico io, perché io lo so. No, perché lo dico io, perché me lo sono sognato, Ma perché si deve tenere... Perché affermazione categorica? Ma portami un documento. Sì. Portami un attestato. Io non sapevo che si facevano ricevute anche. Questo, ma insomma, scusa un attimo... Tu non è che stai collaborando, non è che tu hai collaborato con la giustizia, che mentre stavi passeggiando ti viene un rimorso di coscienza, me ne vado ora da un magistrato, mi vado a togliere questo peso che ho dalla coscienza e vado a raccontare tutto di questa commissione, di questa cosa. Tu purtroppo eri destinato a fare la fine che mi hai fatto fare tu a me, sei accusato di omicidi dai pentiti. Era accusato di strage. Ma hai detto che no? Era accusato di omicidi dai pentiti? Sì. Ma prima di Buscetta quali sarebbero questi pentiti che lo accusavano? No, nel mandato di cattura il giudice del Falcone gli aveva contestato che c'era un pentito, detenuto pentito, che aveva detto a qualche giudice che lui era il mandante dell'omicidio del comandante delle carceri di Palermo. E chi era questo? È di un altro. Ma chi? Di Buonincontro. Comandante delle carceri, chi era brigadiere di Buonincontro? Omicidio di Buonincontro. E agli atti del nostro processo, perché è stato allegato su richiesta del pubblico ministero. Ma io non ne... agli interrogatori di Buscetta ha allegato 57 bis. Ed è l'interrogatorio di Maltese Salvatore al dottor Paolo Borsellino il 24 febbraio 84. E che concerneva?
se vuole lo leggo. Dice in particolare, parlando di Buscetta, ho conosciuto in carcere Tommaso Buscetta nel 79 a Termini Imerese, lo sintetizzo per quello che serve. Mi confidò che la sua intenzione, una volta ottenuta semi libertà, fuggire in Brasile, aveva un preferente traffico di droga, raccontò di essere, di ben conoscere Francesco Duratello, di essere associato con lui. Successivamente ciò mi fu confermato da Duratello, voce aveva talvolta l'opportunità di tornare a Palermo, fragmenti, scusi un momento, nego di aver riferito. Dentro il carcere, il pupo mi disse, dentro il carcere il Buscetta poteva fare tutto quello che credeva e che inoltre godeva di forti appoggi anche all'esterno del carcere, eccetera. Successivamente il pupo si mise in contrasto con il Buscetta, so che successivamente il pupo, tra virgolette, il pupo, tra virgolette, non so chi sia, signor Presidente, poi lo accerterà se del caso, si mise in contrasto col Buscetta e che questi lo fece uccidere. Ciò mi hanno confidato tali Cardella e Calista, che erano insieme nella stessa cella allorché a Lucerdone scoppiò l'ultima rivolta, credo, nel 75-76. Mi scusi, so anche, ma tutto questo che Buscetta per uccidere il Piedere con incontro ha detto alla matricola del carcere. L'atto è a disposizione. No, mi scusi, Presidente. Non c'entra. Tutto questo discorso non c'entra. No, dato che lei aveva chiesto quale pentito lo accusavano. No, lui ha detto che era ricercato per omicidio. Signor Presidente. Questa cosa non risulta a questa Presidente. Cosa. Presidente, mi scusi, posso avere la parola dopo la difesa? Io mi scuso, se posso. Posso avere la parola dopo la difesa, Presidente? Io so pure... La parola la possono avere tutti, purché uno alla volta. Dopo che... E allora, innanzitutto continuo per l'ennesima volta a non comprendere il significato di questa tecnica, della ripresa di un verbale che è già stato valutato nelle sedi giudiziarie competenti. Sì, e agli atti del processo. E agli atti del nostro... Avvocato, mi consenta, agli atti del nostro processo, per la verità, ci sono, oltre che tutte le dichiarazioni degli altri collaboranti, sulla commissione, sull'imputato Calò e così via, poiché l'imputato Calò ha chiesto, secondo una retorica molto antica di Cosa Nostra, produci un documento, forse dimenticava, se dobbiamo citare gli atti che ci sono in questo processo, avvocato, che in questo processo è stata depositata anche una intercettazione ambientale in cui si parla dei mandamenti di Cosa Nostra e della commissione, per alludere al documento che chiedeva il signor Calò. Io mi oppongo a questo metodo perché la valutazione degli atti processuali è una valutazione che si fa da parte del pubblico ministero della difesa e poi con la valutazione finale della Corte in sede di discussione. Noi non possiamo... Stiamo ampiamente anticipando dei temi di discussione. Siamo in attesa... Siamo in... Il signor Buscetta può sapere quello che lui sa e quello che ha detto. Evidentemente non ha senso chiedere al signor Buscetta che cosa ne pensa delle dichiarazioni di altri. Lui può riferire quello che sa. Quindi questa è la materia del confronto. Come così il signor Buscetta potrà dire a sua volta, quando gli sarà data la parola, quello che sa sul signor Calò. Non è che qui si tratta di formulare giudizio, fare analisi su atti processuali, su altri collaboratori, perché se è per questo ci sono le sedi giuste per farlo e non c'è dubbio che l'accusa ha prodotto in questo processo anche ben più del documento richiesto dal signor Calò. Una intercettazione ambientale, questo per soddisfazione dell'imputato. Ma qui io parlo sulla non è che nella documentazione ambientale, perché sennò qui si confondono un po', anche perché... Non è questa la materia del confronto. Nella documentazione ambientale c'è il nome di Calò, signor Pubblico Ministero. Siccome lei ha detto, non è un confronto tra le... Io desidero che queste valutazioni vengano fatte nella sede competente. No, ma ne se ne è parlato, nel macchisterio se ne è parlato pure di questa intercettazione. No, caro signor Calò, no. Non è la intercettazione ambientale del Caffè Giardino di New York. Scusate, c'è il mio nome... Pronuncia nel mio nome. È un altro, deve chiedere, lei può, ha il diritto di chiedere al signor Buscetta che cosa sa della commissione e del suo inserimento della commissione. Ecco. Questo è materia di confronto, il signor Buscetta le risponderà. E lui ha risposto, ha detto che lui dice che io faccio parte di lui. Però non andando a controllare la dimostrazione o meno di questo, è il tema dell'accusa in questo processo.
Questo non sono valutazioni che si possono chiedere né al signor Buscetta, né alle parti, né a qualunque altro. Sono valutazioni che spetteranno alla Corte sulla base delle prove che noi abbiamo prodotto. Ministero. Ora, posso parlare un attimo? Io che cosa le ho detto a Buscetta? Tu hai detto che io faccio parte della Commissione. Quando tu mi inserisci in questa Commissione, ti dico che hai detto bugie. Faccio il paragone, il discorso che loro, quando lui mi ha inserito con gli altri in questa commissione, quelli che fanno parte di questa commissione, secondo lui, non esistono a Palermo, ma la maggior parte. E allora io perché, vabbè, come faccio? Questo l'abbiamo capito. Ma come faccio a smentirlo se no? Scusi, esatto. Io che cosa devo dire? Ora, io volevo ancora continuare. E allora se non lo può smentire ha fatto male a chiedere il confronto. No, signor Presidente, non si prende, guardi, lei non deve essere prevenuto con me. Io non sono prevenuto con nessuno. Scusate, io ho fatto solo un discorso, ho detto che lui mi ha inserito e io poi, io ho detto che non era, lui mi ha inserito là quando, e ho voluto dire a lui che tu hai detto una bugia, tu hai dato una data e quella data tu non risponde a vero di quello che tu hai detto. Allora lei mi dice, si è sbagliato. Presidente, lei mi dice non mi conviene a me, e per lui perché? Non mi conviene a fare questi discorsi. Vada avanti. Io volevo dire questo. Volevo sapere. Era un modo per richiamarlo a essere concreto, perché divagare non le conviene di certo. Ma io non divago. Questo ho voluto richiamare la sua attenzione. Quello che dico io sono tutte cose scritte. Perché tutto quello che lei dice sarà valutato dalla Corte. Signor Presidente, è scritto quello che io sto dicendo, cioè è scritto nell'interrogatorio. Sarà controllato. Ecco, va bene. Ora io devo dire questo, lui ha collaborato con la giustizia quando sapeva che entrando in carcere chissà quando doveva uscire. Beh, se poi uno che deve andare in carcere sa che non deve più uscire, può tenere la libertà accusando gli altri, poi stabilite voi altri se, a meno che portate degli riscontri, e allora, portando gli riscontri, non posso dire niente. Questo non è tema di confronto. Allora io credo. Ma a questo punto cosa? Io volevo chiarire, siccome si è parlato tanto tempo fa sui giornali che io sono stato voluto parlare con la Commissione Stragi, e ne hanno detto di tutti i colori, nel senso che io ho voluto parlare con un giudice. Volevo parlare con un giudice in gran segreto da Pianosa, mi portarono a Roma, tutti discorsi che non esistenti. Soltanto le devo dire, voglio chiarire questo particolare. Io, mentre mi trovo lì a Pianosa, è venuto un giudice, un magistrato, parliamo perché è un pubblico ministero, che conoscevo, era il dottor Piro, perché a me aveva istruito il mio processo, il processo di Roma. Mi meravigliai che mi venne a trovare lì proprio il giudice di Roma. Dico, che c'è, signor giudice? Dice, guardi, dice, ci sono delle dichiarazioni che ha fatto Guido Cerqua che gliele voglio leggere. E lei mi sa dire se cosa ne pensa. Se mi può dare qualche risposta. Scusi Presidente, interruzione, ma il processo delle stragi con il nostro processo. La Commissione Stragi sta parlando. A maggior ragione. Qual è la attentellato alle nostre posizioni? Pubblico Ministro. Ottenuto in questo processo che entrassero requisitoria del processo di Firenze, sentenza di primo grado, sentenza di appello, sentenza della Cassazione. Sono documenti giudiziari. Scusi, se non servivano a questo processo, non capisco perché il pubblico ministero ha chiesto che entrasse. E che c'entra questo? Dove vuole andare? No, dico solo per dire che il tema che ha posto... Qua però è il confronto, se queste cose entrano in qualche modo con dichiarazioni rese da Buscetta, bene fa calò a parlare. Ma qua se la non premessa... entrano, poi ne può parlare. Dove vuole andare? Non ho capito ancora. Per la verità... Dico, questa mi sembra la premessa, è chiaro che Buscetta a questo momento non c'entra. Non c'entra per niente, quindi il signor, Presidente, che cosa evidentemente vuole... ogni imputato ha il diritto di difendersi. Non è, non ha senso parlare allora, di questo argomento in sede di confronto. L'imputato ha diritto di chiedere di essere interrogato in qualsiasi momento.
ma non comprendo come questo argomento rientri nel confronto con Buscetta. Possiamo aspettare un minuto, se ne è perso molto in varie interruzioni, possiamo aspettare un minuto, vediamo che cosa succede. Signor Presidente. Questo discorso dalla commissione Saggi, che cosa c'entra con Buscetta? Così, in soldoni, che cosa c'entra? Ma io stavo parlando, stavo dicendo che mi venne a interrogare questo giudice a... Ma scusa, lei me lo deve dire subito, immediatamente, che c'entra con Buscetta questo discorso? Perché il discorso è questo, che non sono stato io a poter sentito da questo magistrato, è stato Guido Cercola, il mio coimputato, che ha disgraziatamente ha pure la condanna di ergastolo per il 904, innocente. Come questo qui non sopporta, questa cosa effettivamente è una cosa, per una cosa morale, per una condanna ingiusta, si mise al magistrato per dire: guardi signor magistrato, io ho altre responsabilità, però questa responsabilità del treno, io, Calò, siamo innocente. E allora queste armi trovate a Roma, in quella villa di Roma, non è che erano per nessun attentato. Chi c'entra con Buscetta? Se non finisco di parlare, signor Presidente. Queste, ma lei non finisce mai così. Allora, io mi sospendo, signor Presidente, e me ne vado perché non posso... Mi deve scusare. Lei mi deve fare capire che riferimento c'ha tutto quello che sta dicendo lei con Tommaso Buscetta. Perché Giubito Cerco l'ha detto, dice: io queste armi... dovevano servire per, nel periodo che Buscetta collaborava con la giustizia, di cercare di uccidere Buscetta. E ha fatto il nome, chi gli ha portato queste armi, e Calodice era a conoscenza. A questo punto io non ho risposto al giudice istruttore, al giudice, al pubblico ministero. Ho detto: se ho pubblico ministero, io non, qui avvocato non ne ho, se lei mi fa parlare, poi se devo dare una risposta su questo, io gliela do. Come possiamo fare? Guarda, io devo andare a Palermo per il processo che ho a Palermo, se lei passando di Roma mi fa incontrare col mio avvocato, perché l'avvocato qui non lo faccio venire, va bene, se no quando sarò a Palermo io avrò un dialogo con l'avvocato e parliamo. Quando è tutto un tratto, mi vedo preso da Pianosa e portato a Roma, e viene, io appena sono a Roma faccio un telegramma al mio avvocato, Rina, l'avvocato l'indomani mattina non viene perché era fuori sede, il pomeriggio viene questo pubblico ministero, dice: Calò, lei l'avvocato l'ha visto? No, non l'ho visto. Ma guardi, che cosa possiamo fare? Io non ho niente da dire se prima non parlo con l'avvocato. Rimandiamo questo incontro col pubblico ministero un altro giorno. L'avvocato non viene neanche domani perché era del potere fuori sede, ma quando mi rivedo col pubblico ministero io dico: senta, a me non mi interessa quello che ha detto Cercola, non mi interessa quello che ha detto Cercola, io non ho niente da dire a lei, signor pubblico ministero. Abbiamo chiuso il confronto, l'interrogatorio, e non se ne è parlato più. Poi io ho interesse, gli dico, di parlare con la commissione stragi a riguardo degli attentati, di questo attentato al 904. Così la commissione stragi mi ha sentito. Ora Buscetta c'entra per quel fatto di Cercola che si... Qui niente di contestazione a lui, non c'entra per niente. No, ma lui che mi parla, che c'entro io? Siccome io ho parlato del treno, se tu sai qualcosa, che c'entro? E allora dico: guarda che tu per questo fatto del treno qualche cosa c'entri. E c'entra questo, che Cercola dice: guardate che io ho delle altre responsabilità, si assume responsabilità, altre responsabilità, compresa questa delle armi, perché dice che devono servire per un attentato a Buscetta. Allora, ecco, questo è quello. E tu lo sapevi? Questo non sta a me, da te. No, è domanda, tu che sei pubblico ministero, tu che sei, ora te lo posso dire, che sei, e questo, ecco la prova che tutto quello che hai detto è una bugia, perché sì, le bombe si vanno a mettere a una persona che può creare conseguenze, non a uno che sa dire solo bugie. Se le bombe venivano per me, è perché
avevate tutti paura. Ma lascia perdere. Che io parlassi. Ma lascia perdere. Ecco perché sono arrivate le bombe. Ma lascia perdere. E tu lo sapevi, di Cercola. Sì. Fatela a discutere la sezione strada. Io non ho niente da aggiungere. Senta, a proposito di senta che cosa ti dico io. Non ho niente da aggiungere. Senta cosa ti devo dire io. Tu, dalla commissione strage, io vorrei che sull'attentato del treno, vorrei che qui ne parlasse. Ho detto quello che ho detto alla commissione stragi, perciò tu non ne... Se dobbiamo continuare a discutere la commissione stragi, il treno 904, eccetera, veramente siamo... Io credo che questo confronto si possa... No, te deve parlare Buscetta adesso. Andiamo con Calò ha finito, tocca a Buscetta. Io vorrei riassumere tutto quello che Calò mi ha detto. Che ho detto che lui era pubblico ministero, ma lo ritiro completamente perché è la foga di parlare che mi fa dire queste cose. Però volevo dire questo. La conclusione di Calò è nel dire che Cercola ha ammesso davanti a un magistrato che le bombe che sono state trovate o quei congegni che sono stati trovati servivano contro Tommaso Buscetta. Non si mettono le bombe contro uno qualsiasi, sapendo che questo non potrà dire niente. Si mettono le bombe per un individuo che può creare delle conseguenze. E questo l'aveva già detto. Questo è la conseguenza di tutto il confronto che abbiamo avuto, che Calò ha voluto fare il confronto e che anche fra l'altro ha detto che quando lui si vuole confrontare con me io scappo come se fosse una lepre. Io devo dire che è venuto a dire qua solo cose bidate. Certo. E quando si riferisce a date non significa che lui non fa parte della commissione. La mia parola vale quanto la tua. Io ma io in questo sono d'accordo. Io non ho detto niente. Di nuovo lei lo sta dicendo. La mia parola vale quanto la tua. Io dico che tu sei nella commissione, tu dici che non lo sei nella commissione. Saranno loro che valuteranno se tu sei nella commissione o se tu non ci sei. Altre cose tu non hai portato, altre cose tu non hai detto. Mi devo contrastare con te in che cosa? Tu fai parte della commissione. Questo lo dici tu. Questo lo dico. Io invece ti dico che non faccio parte e ti ho dimostrato che tu hai detto una bugia. Ma come hai dimostrato? Con le date. A data solo. Tu hai detto. Ma tu hai portato date. Calò, non ripetete sempre le stesse cose. L'avete detto un sacco di volte questo discorso. Ma perché le vostre reciproche posizioni sono chiare. Ma signor Presidente, ma io voglio capire una cosa. Perché si deve credere a Buscetta? E a me no. Io voglio sapere perché questo lo deve chiedere alla Cassazione, non a lui. Ma lascia perdere la Cassazione, non parliamo. Io guarda, non mi fare parlare della Cassazione, per cortesia, se no devo andare. Allora è meglio, no, che non è meglio che non ne parli. È meglio che non ne parli. È meglio che non ne parli. Perché lei giudizi non ne deve dare. Io giudizio non ho, però guardi, mi dico una cosa, mi scusi, questo è un discorso. Ti costa a te che io ho trafficato con la droga? Personalmente ti costa a te che ho trafficato con la droga? Ma certo. Sì. Tu mi hai detto di parlare con Inserillo perché avevo mandato della merce in America. Ma Presidente, guarda, io allora mi deve fare una cortesia. Sto parlando. E mi disse, digliela a Inserillo se me la può vendere perché la merce che ho mandato là, di che risulta 220-240, ho parlato con Inserillo e non so come è finita dopo. Lui lavorava con la roba. Signor Presidente, mi devi scusare, ma forse... No, tu cade dalle nuvole. A domanda del... cioè, a Giulio Falcone, è scritto nel tuo interrogatore, hai risposto. Ma te lo dico in faccia. Calò mi ha detto sempre che ha guadagnato qualche cosa con le sigarette. Mi ha detto. Però, ma è scritto. Ma siccome io, ma insomma, signor Presidente, dovevo portare il tuo interrogatore. No. Ma faccia la corte che... Dagliela al tuo avvocato e lui servirà a lui, alla corte. Ma la corte ce l'ha l'interrogatore, allora. Tu c'è. Tu hai detto questo, queste formate parole. Calò mi ha solo detto che ha guadagnato qualcosa nelle sigarette. Poi, montate, e come mi hanno detto che ha guadagnato soldi con la droga? Questo tu hai detto. Beh. E ora giuro davanti a te, ora che tu hai parlato con me qua a Roma, dicendomi di interessare a Salvatore Inserillo per vendere la tua merce che non era buona. Io Stati dovevo Unito. Parlare con te, a Tuzio Inserillo che... Sì. Ma non avevi detto che non lo conosceva tu, Sonserino? Io? L'80. Io? Come non lo conoscevo? Tu hai detto questo nell'80. No, ma allora tu sei completamente... Sì? Sì. Non è possibile. Cioè, ripeto di nuovo allora quello che no, non è possibile. Allora glielo fa dire... Che l'avvocato glielo dirà alla corte. No, io te lo dico, perché ce l'ho...
Calò, quando mi volle a Roma, mi ha parlato di che Bontade non era più quella di una volta, Serillo era un bamboccio, perché aveva fatto uccidere in Serillo, a Lucio Costa. Io sono andato a Palermo, lì ho parlato con Bontade, e in occasione ho conosciuto in Serillo, in quell'occasione ho conosciuto in Serillo. E tu? In quell'occasione mi hai parlato dell'altro. Vediamo se è vero, se risulta questo. Cioè, non aggiungere causa effetto. Ora ti dico una cosa. Hai fatto tutte queste non cose. Conoscevi il carcere. Non conoscevi Salvatore Greco nell'interrogatorio da principio e poi si sa che venivi a Palermo con lui. Non conoscevi Inserillo e poi si sa che tempo è detto dopo da te. Che eri socio con una pizzeria a in America. Questo te lo sei inventato tu. Adesso te lo sei inventato tu. Sì. In questo momento. Non hai risposto tu a qualche interrogatore che tu conoscevi? Io facevo la pizzeria. Non lo so. No, non lo so, non lo deve dire. Tu devi dire quello che sai. Io so che tu hai. Però sei bugiardo tu. Che ti conviene? Ma che perché tu sei colpevole. Non alzare la voce e dire bugiardo, perché c'è scritto nell'interrogatore. C'è la risposta. E allora faccelo leggere. Che conosce, inserirlo dalla mail. Faccelo leggere allora. E che significa? Non so se l'avvocato ce l'ha qui. L'ultimo interrogatore in America, che cosa hai detto di inserirlo tu? Scusa, al Presidente, qui, alla questa corte ha risposto. Li abbiamo tutti, gli atti. Tu, in un interrogatore, hai risposto che conoscevi Inserillo fin dalla mente. Causa, effetto. Hai commesso il delitto, deve pagarlo. Quale delitto? Tutti, quelli che avete fatto insieme ai due soci. Guarda, questo per me, quello che dici tu, così in questa maniera, per me è un... vuoi fare... spettacolo. Ma loro non ormai è lo confronto, sanno che le non cose di mafia non sono non registrate. Come detto? Le cose di mafia non sono registrate. Non c'è prova. Non ci sono ricevute. Non ci sono notai. Signor Presidente, io ho finito allora. Se non ci sono notai, non sono ricevute. Per la riassuntiva, diciamo che si rinvia tutto alla giustizia. Io volevo qualcuno chiedere una cosa a sì. Lei ha detto che Contorno collaborava con la giustizia già nel 1982, sì. Me lo spiega come lo nel fa rapporto, e che cosa è che dice di precisa questa cosa? Nel rapporto dei 162 lui collaborava con la... come lo so, purtroppo è. Io sono imputato nel processo a Roma, quando mi arrestarono mi hanno fatto un mandato di cattura di associazione e l'accusa di, che mi ha fatto... Buscetta del regalo al figlio di 10 milioni, questo poi me lo sono dimenticato questo. E mi fa questa e sono stato denunziato per questo processo, per associazione semplice a Roma e per recitazione, per questi 10 milioni di, che mi ha accusato Buscetta. E il pubblico ministero, dottor Piro, non ho niente da nascondere. Nella sua requisitoria, ha detto. Di lei ne parlava fin Contorno, che abitava a Roma, che stava a Roma, e ne ha parlato, di lei se ne è parlato, c'è stato un collaboratore della giustizia che parlavano di lei, che era, abitava qui a Roma e ero stabile lì a Roma. E ha parlato tanto di lei. Poi ho saputo, sempre il pubblico ministero dice, che questo collaboratore era Contorno. Il pubblico ministero, dottor Piro, ha istruito il processo di Contorno a Roma, quando fu arrestato nell'82. Cioè, più aggiornato di lui, penso che non ce n'è nessuno. Ecco perché io sono certo che Contorno collaborava con la giustizia. E di me, ha parlato di me Contorno, ma non come rappresentante, non come mandamento. E questo è nel rapporto, le due dichiarazioni che ha fatto, e ne sono nel rapporto dei 160 anni. Qualcuno dei difensori vuole porre qualche domanda sia all'imputato che a Buscetta, al pubblico ministero? Nessuno. Prego, avvocato Calasso. Naturalmente non... A chi si rivolge, avvocato? Intanto al signor Calò,
Una domanda molto semplice, direi perfino scontata, però visto che stamane ci sono stati due confronti o si sono tentati, se lui conosce Salvatore Rina? No, non lo conosce. Nel 1982, dove nei primi mesi del 1982, se si ricorda dove si trovava, che stava facendo? Guardi, nei primi mesi del 1982. Sì. Il giudice Viglietta lo sa, perché... No, risponda. No, perché sono stato... Che discorso è questo? C'è una domanda. No, siccome l'avvocato Calasso... Risponda alla domanda. Io sono a Roma, però, guardi, non è che dico sono a Roma perché lo dico io, perché c'è stata un'istruttoria... Era a Roma, basta. Anzi, sì, prego. Che cosa stava facendo in quel periodo? Ecco, di che cosa si occupava? Io mi occupavo, avevo una proprietà precisamente nel periodo di, allora devo essere più chiaro, novembre, dicembre dell'81 mi trovo a Roma in via del Babuino, abitavo in via del Babuino fino al febbraio marzo dell'82, e poi dall'81 aprile 81 no, nell'aprile dell'81 io ho acquistato una proprietà in Toscana, provincia di Viterbo. La domanda era che cosa faceva a Roma? L'agricoltore li faceva. A Roma, in via del Babuino. Come l'ha comprata sta proprietà? Come l'ho comprata? Sì, con quali soldi? Guardi, con quali soldi io l'ho spiegato 100.000 una volta, al maxi processo a Roma, perciò... No, al maxi processo allora, sicuramente no. Signor, guardi, io se lo vado a leggere lì allora questo interrogatorio. No, io questo lei intanto risponda. No, risponda. A lei rispondo, ma non a... Risponda. C'è una domanda, lei deve rispondere se vuole. Io, oppure dice, mi rifiuto di rispondere. A Roma io ho spiegato tutto che conoscevo... dal 73 che mi trovo, cioè dal 71 al 72 io sono a Roma, abito a Roma, devo dire tutto, giusto? Se no non ci capiamo. La domanda è con quali mezzi ha acquistato questa proprietà? Mi pare che su quel periodo c'è qualche cosa. Allora in quel periodo, vuole sapere in quel periodo che cosa, come ho guadagnato con una società di antiquariato, ecco, di mobili antiquari. Ecco la risposta. Chi erano questi della società? Ma stiamo parlando del periodo dell'80-81-82? 81, sì. Guardi, io le dico che questo lavoro l'ho fatto nel 78-79, 80-81, 82, 83, 84, fino a poco tempo fa. Senta, ma questi personaggi della bottega di antico, del traffico di antiquariato... Quale traffico? Aspetta. Mi è piaciuta questa sua domanda, perché così una buona volta la chiariamo questa cosa. Quando a me mi hanno arrestato per questo processo di Roma che hanno sequestrato in un negozio quadri di antiquariato, sono stati tutti restituiti fino all'ultimo, perché è compreso la casa dove io abitavo, i soldi e i gioielli che mi hanno sequestrato, perché sono stato assolto per non avere commesso il fatto per associazione mafiosa a Roma. Ora io devo fare, posso dire una parola all'avvocato? Se deve rispondere alla domanda, rispondere. Può interessare alla corte. Ogni volta che viene intervistato l'avvocato Calasso... No, è interesse della corte. No, non le consento di fare polemica con i difensori. No, io questa banda... I difensori fanno esclusivamente il loro dovere. Mi scusi, nelle carte processuali non c'è la banda della Magliana, pure io faccio parte della banda della Magliana. Quella è la domanda che le stavo per fare, infatti. Io non ho avuto mai una comunicazione della banda della Magliana. Come questo cassiere della mafia, ma questi giornalisti la vogliono finire di dire cassiere della mafia? La polemica con i giornalisti te la faccia nella sede opportuna, non qui. Quindi l'ultima domanda era questa, Presidente, è stata già anticipata. Ho mai sentito parlare, ho avuto mai rapporti con la banda della Magliana? Appunto, ti sto rispondendo questo. Prego. Io non ho avuto mai una comunicazione giudiziaria della banda della Magliana.
Non conosco nessuno della banda, ma io glielo dico a lei una buona una volta, perché ogni volta si fa intervistare e parla Pippo Calò, banda della Magliana, terrorista. Non le consento di iniziare una polemica con l'avvocato. C'è problema, Presidente. No, ma per il rispetto di tutti. Ma lo sa, lo stanno vivendo questo cassetto della mafia, Presidente. È un danno morale, perché, scusa, quando si dice... Faccia le tue brave querele, che vuole? Cassetto della mafia. Allora, questo è il cassetto della mafia, perciò... Allora, tutto il capitale della mafia. Se per questo le hanno detto anche che è ambasciatore della mafia, allora non so. Voi. Allora voi. Perché allora voi. Il risultato sono cassetto della mafia. Ma perché non ci dice che sei amico di quelle della banda della Magliana? Perché non glielo dici? Io sono amico della banda. Ma ci sei compare con Dio Dallevi. Tu sei compare. Tu hai battezzato. Il figlio di Dio Dallevi. Vedi quando parli tu. Ma siamo andati assieme e te in casa di Dio Dallevi. Tu parli di Dio Dallevi. Guarda, Dio Dallevi è stato denunziato a un direttore di giornale. Appunto perché dicevano che faceva parte della banda della Magliana. Ah, allora pure pentito, No. Tuo compare è pentito. Si è acquerelato. Dice io faccio parte della banda della Magliana e la querela al giornalista, che cosa c'è di? Non è questo il motivo. E c'è una sentenza, Calò, parla del microfono. A questo Dio Dallevi io l'ho conosciuto in Sardegna, che tu non sapevi che io andavo a Belgiano in Sardegna, non te l'ho mai detto. Quando noi ci incontravamo, ci siamo incontrati lì a Roma, non è che ti ho detto, io guarda che vado a fare la... Ecco perché ti sei trovato in inganno. Per esempio, dice agosto, il 25 agosto, quando arrestarono Gerlando Alberti, io mi trovo a Roma con Pippo Calò, il 25 agosto. No? Ci sono testimonianze a Sardegna nel rapporto di polizia che mi trovo lì in Sardegna nel mese di agosto. Voi ora viene a dire, io quando arrestarono Gerlando Alberti mi trovavo a Roma, ma perché poi perché questa dichiarazione non l'ho capito, mi trovo a Roma con Pippo Calò, anzi abbiamo commentato assieme questo arresto di Gerlando Alberti. E io sono. Ma che poverino. Ora andiamo. Dio Dallevi, io l'ho conosciuto. Ma che poverino. Ah, ma tu non mi hai portato a casa di Dio Dallevi? Risponda a questo. Mi hai portato a casa di Dio Dallevi? Io ti ho portato a casa. O no? Ti ho portato a casa di Dio Dallevi? Sì. Io a te? Sì. Signor Presidente, quando io lasciai a Buscetta, a Roma, e ho pranzato in casa di Dio Dallevi, ciò significa con la moglie di Dio Dallevi. Oh, voi vi prego di accertare questo fatto con questo signore. Signor Presidente, permetto un momento. Senti, ma perché deve dire cose che e andare a insultare persone che non esistono? Quando lascio a Buscetta a casa mia per quei giorni che mi dovevo all'immorale all'immorale, Rina mi ha chiamato immorale perché ero con la terza moglie e invece tu mi hai ricevuto in casa. Vai avanti. Ma senti, non è ricevuto. Vai avanti. Allora ritorniamo nuovamente nel discorso. A Roma vuole un'ospitalità. Io gli trovo questa ospitalità e questa ospitalità venne poi da me a trovarmi e mi disse: guarda che piccola e sporca, perché la verità a me non me l'ha detta, perché lui era venuto a Roma, signor Presidente. Allora io dico, senti, io mi devo allontanare con mia moglie, quello che posso fare, non potevo abbandonarlo in mezzo alla strada, latitante, non me la sentivo. Ho detto, tu devi stare qualche giorno, allora vieni a abitare a casa mia, io vado con mia moglie, quando ritorno ti prego, ti faccio conoscere un mio amico, ti ho detto a chi doveva lasciare le chiavi, e sarebbe Balducci, poi se Balducci gli ha fatto conoscere altre persone non lo so, però io gli ho fatto conoscere solo Balducci, lo faccio conoscere a Balducci, vado manco sei giorni, 5-6 giorni, ritorno pensando... Questo già l'ha detto diverse volte. E allora perché deve nominare? Io ho fatto conoscere a Buscetta soltanto Balducci. Però io... Signor Presidente, quando... La
finiamo. Non è necessario inquadrare l'imputato che saluta o fa altro. Così va meglio. Quando sono ritornato dalla Sardegna, mi reco a casa mia, mia moglie l'ho lasciata giù, e trovo lui con sua moglie, suo suocero, dico, e io sono rimasto perché non me l'aspettavo questo. Insomma, il discorso, la mia ospedale ha chiesto soltanto, è venuto a trovare lì a me, a Roma, soltanto perché dovevo ospitare la moglie che veniva dal Brasile. Ho detto, senti, io ho mia moglie qui, non so come fare. Dice, dammi 2 giorni di tempo che ti lascio l'appartamento. Io me ne andai in albergo con mia moglie, torno dopo tutto, trovo lui con le valigie pronte, la sua moglie non la trova più, se ne va e non ci siamo più visti. Devo dire qualcosa. Io non ho detto che ho mangiato solo con Dio Tallevi. Io ho detto che ho mangiato con Dio Tallevi e con la moglie di Dio Tallevi in casa di Dio Tallevi. Quindi questi discorsi li confermo ancora una volta e lui è padrone di dire quello che vuole. Non ho altro da aggiungere. Va bene, ma io ti sto dicendo, io a te ti ho fatto conoscere solo Balducci. Qua se tu con Balducci e tua moglie te ne sei andata al ristorante o altri posti a mangiare, che questo... No, con Balducci ci siamo andati io, tua moglie, Balducci, sua moglie. Quindi lascialo perdere questo discorso di Balducci. Io ti sto ripetendo, sono stato a casa di Dio Tallevi. Ma questo non lo so. Se ci sei stato per mezzo di Balducci, ma ci sono poi, stato con non te. Lo voglio sapere. Sì, come no? Come lo ha conosciuto? Sì, ma come no? Qui siamo in pubblico. Siamo in pubblico. Agli atti di questo processo, anzi è l'unico interrogatorio che ha acquisito agli atti di questo processo. Sì, siamo... Si può rileggere l'interrogatorio? No, ma... Il pubblico dibattimento serve anche perché qui ci abbiamo Buscetta presente che come si è visto ha preso anche lo spunto per poter fare bene. Contestare. Allora lo chiedo a Buscetta, però che su questo punto ha ampiamente risposto. Lo faccio rispondere, lo faccio parlare, poi non si preoccupi. Ma io non mi preoccupo proprio, è un problema soltanto di spiritualità del processo. Prego. Ho finito poco da cosa. Questa era la domanda, poi non so se ha messo, non ha messo, non importa. Sì, ha detto che lo conosci. Va bene, sì, dico, ma che genere di rapporti aveva? Ecco, guardi che c'è stata una sentenza a Roma, di assoluzione. Ma di che tu? Ma lei non risponde alle domande. Quello le chiede che c'è nel rapporto di chi c'è stata la sentenza di assoluzione. Ma Presidente, ma guardi che lui lo sa, perché, e non so... Lei ha il diritto di non rispondere. Ma se risponde deve rispondere giusto, a tono. La domanda è che c'è nel rapporto aveva? Di conoscenza. Di conoscenza, ecco. Un'ultima domanda, Presidente. Ritornando un attimo ai primi mesi del 1982, quindi all'oggetto specifico di questo processo, se, come la risposta è stata un po' così, stava a Roma, si occupava di antiquariato, quello che ho capito, ma... In quei primi mesi del 1982 si ricorda se ebbe occasione di muoversi da Roma per qualche altra destinazione, qualche altra città, per esempio Palermo? Risponda. Non ho capito, scusami. Sì? Se nei primi mesi del 1982 lei ebbe occasione di muoversi da Roma, di allontanarsi da Roma, e se sì, per dove? No. Quel periodo facevo Roma... e Civitavecchia, cioè Civitavecchia e Toscana, perché avevo la campagna lì. Il venerdì sera me ne andavo lì e poi lunedì mattina ritornavo. Non ebbe occasione in quei mesi quindi di andare giù a Palermo, no, né di incontrare nessuno di Palermo? No. Va bene, Presidente, poi io vorrei approfittare della presenza qui di Tommaso Buscetta. Io qualche volta dopo l'80, dopo che io sono stato assolto nel processo di Vitale, sono venuto a Palermo un paio di volte per vedere la mia famiglia, i miei parenti. Che periodo? Poi se si riferisce, no, il periodo non me lo posso ricordare. Cioè, questo sì.
comunque dall'80... Ma saltuariamente? Dall'80 all'82 questo. Beh, io parlo quasi subito dopo l'assoluzione, la prima volta. E poi una seconda volta che, ripeto, non posso precisare in questo momento che data. Ha detto che voleva rivolgere delle domande a Buscetta. Una sola. Qui in questo processo si tratta di tre delitti politici e nel merito specifico Buscetta ha già dato delle indicazioni. Vorrei però, Presidente, che lei gli ponesse, se possibile, una domanda di carattere un po' più generale, ma credo utile per lo scenario di questo processo. Se cioè nella sua esperienza, storia di uomo d'onore, gli risulta che ci sono state delle occasioni, o se era, come dire, accadeva, che gli interessi specifici, affaristici, criminali di Cosa Nostra si combinavano con interessi politici, interessi di governo della cosa locale, della cosa pubblica. Cerchi di concretarla un po' di questo, più. Questo ho già finito, Presidente. Accadeva che abbastanza, c'era... Abbastanza concreta, perché ha a che fare col movente. Accadeva che c'erano che si chiamano delitti politici. Delle coincidenze tra gli interessi dell'associazione denominata Cosa Nostra con affari politici oppure governativi, cose di questo certo, genere. Sì. Può essere emblematico, di che tipo? Emblematico sono i Salvo. I Salvo sono i grandi estrattori siciliani e sono uomini d'onore. Quindi questo è emblematico. I grandi settori, però, insomma, non è che la domanda era mirata a conoscere interferenze con situazioni e persone di livello politico. Se noi diciamo che i Salvo erano degli esattori e si occupavano di economia, di cose eccetera, ma di politica non lo so io. Ma io lo dico io. Ah, di politica sì. Si occupavano anche di politica. Ho capito. Vabbè. Cioè, in altri termini, Presidente, la mia domanda tende a sapere se questi delitti, in particolare questi delitti politici, sono stati eseguiti da Cosa Nostra non solo nell'interesse proprio, ma anche nell'interesse di personaggi esponenti del mondo politico governativo. Dovrebbe essere precisa la risposta. Ha parlato di tre delitti, sono i tre delitti oggetto di questo processo. No, la risposta è negativa, avvocato. Ha detto che non lo sa. Non lo so. Va bene, non ho altre domande. Pubblico Ministero? Sì. A chi la domanda? Sì, dopo. Ah, ecco, no. Dopo la partita. Anche così poi il pubblico ministero può concludere il dovente. Francesco Crescimando, Partecipite Mattarella. Presidente, a proposito, mi rivolgo a Buscetta, a proposito dei rapporti fra Calò e la banda della Magliana, al di là della affermata da Buscetta conoscenza, anzi frequentazione con Dio Tallevi e ai particolari che ha fornito, risulta al Buscetta altro tipo di rapporto con altri componenti della banda della Magliana o qualche altro particolare fra i rapporti fra il Calò e la banda della Magliana? Non conosco altro personaggio della banda della Magliana, neanche come nome, e altri particolari non mi sono bien, non credo che conosco altri particolari, in questo momento non ho ricordo, ma comunque non conosco altre persone all'infuori di questo. Quindi la sua conoscenza dei rapporti del Calò con la banda della Magliana è agganciata al rapporto del Calò con il Dio Tallevi. E a Balducci. E a Balducci, evidentemente. Esatto. Grazie. Pubblico Ministero, ecco. Sempre a Buscetta, allora. Calò. Ah, Calò. Calò, lei in che periodo si è trasferito a Roma? 72, 71... 72 sono stato a Roma perché dovevo curare mio figlio ed ero sorvegliato lì ed andavo a firmare
Poi nel 70, aprile 73, appena è stato, appena mi hanno denunciato per il processo di Vitale, io me ne andai a Roma e lì sono rimasto fino a quando mi hanno arrestato. Che nome usava lì? Mario Aiano. Lei ricorderà fra l'altro che nei primi verbali dell'84 Buscetta lo indicava, sapeva che lei usava il nome Mario. Mario, nella sua e solo lui. Mario lei ha che rapporti aveva con Rotolo Antonino? Rotolo Antonino? Ma io lo conoscevo, Rotolo Antonino, da Palermo, quando io avevo ho avuto pure la macelleria a Palermo. Ho gestito una macelleria. E non avevo, no, era licenza a mia moglie. E lì lui frequentava quel posto lì, il bar accanto. Che rapporti aveva a Roma con Rotolo Antonino? Ma io ho fatto tutta una dichiarazione, cioè sì, tutto una... No, se lei vuole dirlo adesso, sia pure in sintesi. Lui perché Rotolo intanto Antonino aveva Rotolo con lei a Roma ci siamo incontrati così per caso, perché lui non sapeva che io abitavo in quei paraggi, ci siamo incontrati. E lui ha suonato il campanello con il nome Mario Aiello? No, l'incontro è stato casuale con lui, quando ci siamo incontrati la prima volta. E mi ha detto che era lì a Roma perché cercava un capannone. Io ho tutte queste dichiarazioni. Lei sapeva che Rotolo Antonino era un uomo d'onore? Ma io non... Di dove dovevo saperlo? Sapeva che Buscetta era un uomo d'onore? Io? Quindi lei ha frequentato e avuto rapporti di amicizia con uomini d'onore ignorandone le sicche. Io veramente tutta questa grande amicizia non ce l'ho con Buscetta. Io l'ho ospitato a casa sua. Pur sapendo che l'avete tanta. Signor Presidente. Pur sapendo che io questo tanto. L'ho detto io. Sì, purtroppo sì. Io l'amico mio, il fratello, lui lo conosco. Ti risulta a te che io avevo un bar in via Sant'Agostino? Ti risulta o no, Buscetta? Ma il discorso è fra tutte e due. Che no, siccome io devo dire, io avevo un bar in via Sant'Agostino, il fratello veniva da me, lui, a prendersi il caffè in via Sant'Agostino. Poi, prima ancora di questo periodo... conosco il bar in Sant'Agostino. Prima ancora di questo periodo, allora vuol dire che se tu a 59 non eri più a Palermo. Il bar a Sant'Agostino non te lo conosco. Io conosco un bar in via dei Fanti, via la Marta. Di Sant'Agostino, c'è tutta una storia. Io prima ancora ero impiegato da Giardini, un magazzino tessuto. Lo sappiamo. E lui lavorava dal fratello come alla fabbrica dei specchi. E ci si incontrava lì con il fratello al bar ogni mattina a fare la collezione. Eccola il primo mio rapporto con lui. Poi lui venne a abitare in via Silvio Pellico. Ti ricordi questo? E quando io avevo il bar e avevo la pompa pure di benzina, te ricordi la pompa di benzina? Oh. Io avevo pure qualche volta ci siamo incontrati nell'autobus con lui, perché abitavamo quasi vicino. No, ma rinnegare la nostra conoscenza oggi in questa sede è una cosa veramente. Io ti conoscevo, però non è che l'amico mio eri tu. Io ti ho conosciuto per mezzo di tuo fratello. Ah. Oppure non è vero questo? Quando ci spararono a quello che aveva sparato a tuo padre, io non ero amico tuo, Pippo. Ma che cosa stai dicendo? Quello che tu ci hai sparato prima. E che significa? E poi è stato ammazzato. E che cosa mi vuoi dire? Tuo o non era amico chi? Tuo? Io. Se tu quel periodo ci frequentavamo al bar, ti conoscevo pure a quel periodo, ma non mi ricordo. Lavoravo da Giardini e frequentavo il bar. Con un bugiardo come te. Questo confronto con te è impossibile, perché tu sei nato bugiardo. Senti qua, bugiardo ci sei tu e lo stai dimostrando, Presidente. Perché tu mi hai detto se ti conoscevo. E ti ho detto sì, ti conoscevo prima. Ma senza amicizia. Quale amicizia? Quale amicizia? Conoscenza. Ma senza amico mio era tuo fratello. Ah, ho capito. Non sto rinnegando la cosa. Ho capito. Invece quello che è morto perché ha ammazzato tuo padre. Chi era?
Che cosa, quale risposta? Sembra presente, quando io parlo di questa cosa non è processuale. Ma ti ricordi di Scaletta? Ti ricordi? Poi so che gli hanno sparato. E chi ci ha sparato a Scaletta? No, è stato io. Prima sei stato tu. Come sei? Ho pagato io questo. Esatto. E allora? E dopo? Ma questo lo sai tu, se lo sai. Io non mi sento di continuare con un bugiardo simile, non mi sento. Signor Presidente, guardi, lei stesso può giudicare questo individuo, perché se lui è ogni cosa, ma perché sono bugiardo? Io voglio sapere perché sono bugiardo. Se si sta inventando, sta parlando lui, io perché sono bugiardo? Dice che io ho sparato a questo. Ma insomma, noi abbiamo cominciato un'amicizia tramite mio fratello. Sto dicendo che l'ho conosciuto. Poi continuano negli anni, sempre tramite. Siamo denunciati assieme per le stesse cose mafiosi nel 1963. Mio fratello non c'entra, io ero impiegato da Giardini, nel 58 ho fatto 2 anni di rappresentante di tessuti. Pure? Sì. Rappresentante di tessuti, Giardini, pompa di benzina, bar, macelleria e antiquariato. Quanto cosa ha fatto lei? Ho sempre lavorato, signor Presidente. Ho sempre lavorato. Attività multiforme. E allora, però mi deve lasciare spiegare, perché non voglio che lei... Da impiegato 10 anni, da Giardini. 2 anni come rappresentante del Sud nella ditta Terese, ed è conosciutissima, rappresentava l'antichissima Beneficio Rossi. Poi io, per migliorare un po' la situazione, ho appreso in affitto un locale che lui mi ha conosciuto in via La Marmora, in affitto. Pagavo il subaffitto, anzi... Poi ho lasciato quello ma che... Ma non eravamo amici. Io conoscevo, ma noi non eravamo amici. Ti conoscevo. Ah, mi conoscevo. Così. Poi io ho preso un bar, quello l'ho lasciato e ho preso un bar in via Sant'Agostino. Sempre in affitto però, signor Presidente, non proprietario. Con la licenza a nome mio. Poi in occasione ho avuto la possibilità di prendere in subaffitto sempre una pompa di benzina. E ci stava un mio socio. Ecco, poi quando me ne andai... purtroppo in carcere per il processo di Catanzaro, ritornando nel 1969, lasciai, vedeva la mia famiglia con la pompa di benzina, perché il bar l'ho dovuto vendere nel 1963, prima che mi arrestassero, e la mia famiglia viveva su quella pompa di benzina, fortunatamente. Quando uscì nel 69 da Catanzaro, ho venduto la pompa di benzina e acquistai da mio zio la carnezzeria, perché era grande di età. Io non ero del mestiere, però mi sono preso un impiegato, ero sorvegliato, discretamente pure sorvegliato, mi facevo caso in chiesa, avevo un bambino sofferente, pensavo ad altro, io ho alle amicizie, mi dedicavo tutto a quel bambino. Poi discretamente Vitale, io a questo punto me ne vado a Roma, e questa a Roma dovevo svolgere un'attività, signor Presidente, anche se la macelleria era intestata a mia moglie, si parlava a mia moglie. E me l'hanno chiusa la macelleria nell'85. Grazie al signor Buscetta, che mia moglie è andata pure in carcere. Anche questo lo devo ringraziare. Io voglio fare adesso una parabola. Una parabola di Calò, che lui siamo semplicemente conoscenti. Noi ci conosciamo attraverso mio fratello, dice lui. E poi, casualmente, nel 1963 siamo coimputati nel grande processo che si è svolto a Catanzaro. Ma lui, noi siamo solo conoscenti. 64. 63. La denuncia parte nel 63. No, si chiamava processo del 64. No. 117 più Angelo La Barbera, non mi ricordo come si chiamava. E poi casualmente noi siamo coimputati in questo processo, ma non siamo amici. E continuiamo. Abbiamo un amico in comune che si chiama La Licata, che abbiamo parlato, però noi tutti e due non siamo amici. Io esco dal carcere nel 1980, mi vado a rifugiare in una casa a Roma, la casa è quella di Pippo Calò, però io e lui non siamo amici. Ma io cosa sto a fare qua? Devo dire cosa? Cosa in più devo dire per dire
che quest'uomo non vuole ammettere la realtà. Ma, dimmi una cosa, mettiamo un caso, io sono amico tuo, ti mando un mio parente per un favore, tu che fate, rifiuti? Sì, va bene, ma non favore di mandato di cattura. I favori di mandato di cattura, i mandati di cattura assieme l'abbiamo avuto per Catanzaro. Ma io e te, perché appartenavo mo dove? Che cosa? A Porta Nuova, io e te. Io invece, purtroppo, io vorrei che, se, per cortesia, Presidente, io non so se lei è in condizione di poter leggere quel rinvio a giudizio di Catanzaro. Vale perché ma l'abbiamo preso in giro la legge, sempre. Non è che ma noi l'abbiamo preso sempre in giro la legge. Aspetta, io non è che sono stato rinviato a giudizio o denunciato perché ero amico di Buscetta. Io sono stato denunziato per due parole soltanto. Due parole, signor Presidente, ho mancato cinque anni e mezzo. Due parole. Sì, perché io mi vedevano qualche volta con Camporreale Antonino, e questo Camporreale giusto aveva pure il negozio in via Sant'Agostino, in via Candelaia. Sì. Può darsi che era lì, e che andavo a. E qualche volta mi vedevano assieme con uno che vendeva pesce, come si chiama questo qua, era pure nel processo di Catanzaro, e che io abitavo lì, in via La Barbera, e abitavo in via Sciuti, andavo a comprare il pesce là, non so per quale segnalazione. Dunque, questa è per un'ascesa economica. L'ascesa economica era la pompa di benzina e il bar. Era avere lavorato 11 anni. Se non risulta questo, questi sono i motivi del rinvio a giudizio. Io ho mancato 5 anni e mezzo per queste due parole. Signor Presidente, può controllare, io non è che sto dicendo bugie. E non per l'amicizia di Buscetta. Ma giusto, Stu Camporreale, in una dichiarazione chiamato così, davanti il presidente a Catanzaro, il presidente ci dice: ma lei lo conosce questo Buscetta? No, ma signor Camporreale, ma lei era nell'aereo insieme a Buscetta? Ah sì, ma io vedendo Buscetta non è che mi potevo buttare col paracadute, ho dovuto accettare. Quindi vedi che fatalità, io conosco a Pippo Calò ma solo per conoscenza. Camporreale si conosce con me perché ho imputato con me a Roma in un processo che non ha niente a che vedere di mafia. Io perché devo continuare a signor Presidente, lo sa, a parte la mia attività da impiegato in un magazzino che loro conoscono, Giardini Allora, non so se lei lo conosce, l'ho conosciuto. Mi conoscono a Palermo Allora, ormai sono fatto grande, manco molto tempo da Palermo. Io frequentavo, oltre questo ambiente, io poi frequentavo lo sport. Ho fatto canottaggio, ho fatto atletica leggera. Ho fatto e conosco tanta gente. Io conoscevo a Palermo, dico mezza Palermo, mi conoscevano a me mezza Palermo. Uno zio mio era il portiere del Palermo, si chiamava pure Calò. Insomma, nell'ambiente di Palermo, lasciamo ora che la popolazione è aumentata, ma in quel periodo che ci vedevamo, i giovani ci vedevamo sempre in via Ruggero VII, in via del Bar, in via all'Estra Bar, ci conoscevamo quasi tutti i giovani in quel periodo. Naturalmente ognuno faceva il suo lavoro, io facevo l'impiegato, uno faceva il contrabbandiere, l'altro faceva il negoziante, l'altro faceva il costruttore. Vabbè. Ci si poteva anche conoscere. Vabbè. Avevo altre domande da fare all'imputato Calò. Lei ha mai abitato in via Resuttana? In via Resuttana? Sì. No. O in via Croce Rossa? No. Lei ha mai conosciuto, lei ha detto che aveva una macelleria, dove era il luogo, dove era ubicata esattamente? Via Palmerino. Lei ha mai conosciuto Salvatore Cancemi? No. Lei dichiara di non conoscerlo? Io dichiaro di non conoscerlo, a meno che sono persone che fanno il mio stesso lavoro e mi conoscono da un periodo antico però. Lei se, non lo se ha mai è una conosciuto. Persona, lo devo vedere in faccia, se no non faccio. È la persona che è la cui fotografia è stata pubblicata su non me, a me non mi dice niente la fotografia. Non le dice niente questa immagine. Lei ha conosciuto a Roma Angelo Cosentino? No. Quindi lei non sa che Angelo Cosentino no. È il capo decina di Roma? No, lei non ho avuto un rapporto. Lo zio Angelo non lo ha mai conosciuto.
Lei ha conosciuto Danilo Abbruciati? No. Balducci Domenico sì. Balducci Domenico sì. Diotallevi Ernesto sì. L'ho conosciuto in occasione che io villeggiavo in Sardegna, me l'ha presentato Balducci. Lei è stato padrino di battesimo di un figlio di Diotallevi? No. Ma questo lei sa che è stato dichiarato anche da altri testimoni? Ma io non lo so. Questa... Lei che conosce i suoi processi di Roma? Lo so, lo so. Lei... L'hanno sempre detto, però... Che non hanno, lo nulla, sa, che non hanno nulla a che vedere certo. Con i collaboratori certo. Della Sicilia. Certo, certo. Quindi non è vero? No, no. Quindi lei nega di avere mai conosciuto Abbruciati? Ma se, senz'altro. Quali società aveva? Ma lei risulta... Sì, hanno influenza. Sì, ci vuole spiegare cortesemente? L'influenza è questa, perché ancora, siccome in questo processo è da verificare definitivamente la tesi dell'accusa sui rapporti che l'imputato avrebbe avuto con la banda della Magliana, siccome... In questa circostanza l'imputato ha manifestato la sua disponibilità a rispondere alle domande, certo. Ne approfittiamo certo. Per chiarire rispondere alle domande posizione. Significa che sì, e qua c'è una posizione di fondo della difesa che si possono rivolgere tutte le domande. Ma lei è mai stato coimputato, coinvolto in qualche procedimento penale con Danilo Abbruciati? No. Presidente, opposizione sulla domanda. Perché questo lo può provare se lo ritiene documentalmente. E sa pure eventualmente che tipo di conclusione c'è stato in... negli atti, è negli atti del processo, quindi lo posso atti, chiedere. È non posso fare una domanda all'imputato su qualcosa che risulta dagli atti del processo per sapere allora, se lui lo nega o non è che sono domande perché è suggestivo, avvocato? Se è stato... Ce lo spiega perché è suggestivo. Sì, ma, perché il procedimento di cui si occupa il pubblico ministero è stato archiviato, se non vado errato. Abbiamo acquisito il provvedimento di archiviazione in atti, quindi il discorso diventa soltanto serve soltanto per dipingere negativamente nel quadro dell'accusa la figura di Calò. Quando ha un provvedimento giurisdizionale che è in atti. Procediamo. Mi scusi, Presidente, io non ho avuto mai. Io non sto chiedendo. Non sto ricostruendo, io sto semplicemente chiedendo, e credo che sia una domanda di fatto, quale l'imputato è libero di rispondere sì o no. Se ricorda di essere stato coinvolto lui, non è una domanda tecnica fatta in un procedimento penale con Abbruciati. No, mai. No. Non ricorda di questo? No. Il suo avvocato lo ricorda però. Ma io ho avuto un processo per questo a Roma. Dicevo che era suggestiva perché il suo è un'impostazione, la sua è un'impostazione tecnica. Bisogna vedere che cosa ha avuto di quel procedimento, se gli è stato notificato qualche atto che riportasse eventuali nomi di coimputati e tutto questo, cosa che qui non abbiamo. Posso abbiamo chiedere all'imputato andiamo se avanti. Ha allora, senza di qualcosa essere, no. Senta, io voglio essere più chiaro. Ha detto io a Roma ho avuto un processo, due anzi, di cui... Sì, c'era come imputato anche Diotallevi in questo processo. Da lì sono passati. Ora, nel processo c'erano personaggi, per dire, può darsi che c'era pure questo nome di Abbruciati in quei nominativi, ma non che aveva avuto rapporti con me o era imputato questo nel processo. Lei non insomma, è. C'era, infatti, di quel processo io sono stato assolto per non aver commesso il fatto. Lei è, ci sono due processi, Calosi, che lei ha... Due sono io. Comunque noi non stiamo qui facendo... Non parliamo dei processi di Roma, non stiamo facendo valutazioni su altri processi. Sono domande in punto di fatto. Quindi lei è sicuro di non avere mai conosciuto Danilo Abbruciati? Sicuro. Se questa la risposta... È sicuro di non essere mai stato coinvolto in nessun procedimento insieme a Danilo Abbruciati? Cioè, mi scusi, scusi imputato come lui... Risponda, sì o c'è no. Una posizione formale della difesa. Ma io non ho capito. Signor Presidente, il problema della conoscenza può... Ma già risposto. Può avere una refluenza processuale. Il problema dell'essere tecnico, di essere o meno poi coinvolto, è una parola che da quel banco non mi aspettavo, perché uno può essere imputato, coimputato, può essere tutte cose, ma coinvolto significa pregiudicato, che cosa? Non si capisce. Dica tecnicamente cosa va a dire. Comunque c'è opposizione. Indiziato come mandante del tentato omicidio del vicepresidente del Banco Ambrosiano Roberto Rosone in concorso con Danilo Abbruciati. Agli atti acquisita l'archiviazione del... Non c'è... Questo poi c'è...
Questo lei lo ricorda, ha avuto notizia di questa comunicazione giudiziaria? Quindi lei allora ricorda di essere stato indagato in questo procedimento? Io ho ricevuto una comunicazione giudiziaria un anno e mezzo fa. Lei ha mai investito denaro tramite il Banco Ambrosiano? Qual è la domanda? Opposizione, signor Presidente. I suoi guadagni, in quali banche li investì? Signor Presidente. Questa è una domanda. I miei guadagni? Sì. I soldi che io, purtroppo in banca non ci potevo mai andare, non ci potevo andare perché in quel periodo ero latitante. E tutto quello che io possedevo era quello che mi hanno sequestrato in casa e basta. Quindi lei che questi guadagni da che cosa li traeva? Ma questi guadagni sono... L'ha già risposto, signor Presidente. Quali guadagni? Ha risposto su domanda specifica della... Dalla sua attività di antiquario. Sì, signore. Allora, un minuto. Questa attività di antiquario ci dice esattamente dove la svolgeva, come la svolgeva, che cosa trattava e insieme e se aveva dei soldi. No. La collochi. L'attività di antiquario. Esatto. Tanto collochiamola nel tempo. Questa fa parte del processo. Perché siccome attiene alla produzione di redditi asseritamente legittimi, la verifica di quando? Questa quando l'ha fatto l'antiquario a Roma? Ma dal 78, sì, 80. 78 in poi? 77, questo periodo, 77-78 in poi fino a... Avevo un negozio. Ero in società con un antiquariato. Che avevo un negozio? Chi era signor Presidente, io questo non lo dirò, non l'ho mai detto e non lo voglio dire mai. Neanche chi era il socio lo vuol dire? Neanche chi era il socio vuol dire? No, è perché qui è per appunto, anzi... Né chi era il socio della fede, vuol dire. Non l'ho mai detto, signor Presidente, non è che lo voglio dire qua, non l'ho detto... Non l'ha detto mai. Per non coinvolgere... Certo, scusi, coinvolgere in che cosa? Io vorrei capire. Io le ho chiesto, il Presidente ha ripetuto la domanda. Lei ha detto che questa sua attività di antiquario era un'attività assolutamente legittima, tant'è vero che ha detto che tutto ciò che le è stato sequestrato le è stato restituito. Se si tratta di attività legittime, riconosciuta come tale già in sede giudiziaria, io rinnovo la richiesta di conoscerne i particolari. Perché proprio per dar non capisco. Avvocato Otto, una volta per tutte, Calò è imputato e il pubblico ministero ha il diritto di richiedere notizie per valutare la personalità dell'imputato. Signor Presidente, quindi vogliamo sapere. Posso fare opposizione? Siamo in una sede che si chiama confronto, abbiamo ancora il signor Bucci. No, le domande di vostro progetto, però l'abbiamo aperta, oltre il confronto. Soltanto adesso si ricorda notizie. Io non ho fatto nessuna domanda, o sbaglio? Signor pubblico ministero, non credo di aver fatto domanda. Guardi, mi scusi, signor pubblico ministero, allora facciamo così. Io su questi guadagno, su questo guadagno, su questa mia attività, loro ce l'hanno allegato, il processo di Roma, ed è tutto scritto là. La risposta è no, signor Calò, non ha nessun senso dire che è tutto scritto là. Il pubblico... Mi scusate. E allora io... Lei ha il diritto, lei può rifiutarsi di rispondere. Lei può rifiutarsi di rispondere. Allora, io non è che... Lei si rifiuta di rispondere, allora. Se il pubblico ministero lo sa... Se io sono ammesso a formulare delle domande, vorrei poterle formulare ed avere delle risposte che possono essere sì, Posso essere interrotto continuamente dalla... No, io non intendo interromperlo, però il pubblico ministero ha sentito... E siccome la circostanza è pertinente, io chiedo di poter formulare delle domande. Non è una risposta, lui deve dire... Scusi, signor Presidente, lui non risponde. Lui ha risposto così. Poi allora, il pubblico ministero come allora lei è invitato a rispondere o direttamente a non riferire quanto ha già detto prima, dice c'è già in quel processo, non ci interessa, se non vuole rispondere dice oggi non voglio rispondere e basta. Ma io siccome ho risposto... Se non lo ripete quello che ha detto allora. Non è un discorso, glielo dico per la seconda volta, questo atteggiamento processuale
non le conviene, perché non è in maniera di rispondere. Ma io non... lei imputato ha io il diritto di dire non voglio rispondere, però se risponde deve rispondere in maniera esauriente. Ecco, no, l'ho già detto che significa. Dica, come ma ho io... già dichiarato, io ho questo, ho quell'altro, se ti ho pure di oggi non voglio rispondere, che facciamo inutilmente per... Ma non tempo. Abbiamo qui neanche la documentazione per poter suffragare via. Non ha importanza, quello viene dopo. Signor Presidente, si tratta di archi temporali che vanno dal 70 all'85 quando Calò viene arrestato. Ogni volta... Lasciamolo rispondere, ogni volta. Questa frammentazione di domande in questi termini, è ovvio che una risposta finisce con lei... Procediamo, pubblico ministero. Io credo che il pubblico ministero abbia il diritto di porre delle domande e l'imputato ha il diritto di rispondere come crede. Su questo ne conviene la difesa. Questo pienamente. La domanda è: in che periodo lei ha iniziato la sua attività di antiquario? E allora io devo cominciare allora da tutto principio. Allora, il discorso è un po' lungo. Ci dica l'anno. Perché se io le dico non voglio rispondere, chissà che cosa si possa pensare. Allora, se io devo parlare, devo dire tutta la mia attività dall'inizio che andai a Roma fino a quando mi sono arrestato. Giusto? A noi interessa, al pubblico ministero interessa la sua attività di antiquario, non le altre sue attività. Quindi desideravo sapere quando lei ha iniziato la sua attività di antiquario. 77-78, questo periodo. Aveva un negozio. Un deposito era. Questo deposito in che strada è? E non lo posso, non l'ho mai voluto dire, signor Presidente. Perché non lo vuole dire? Ma perché? Perché io una volta gli ho detto la prima... Senta, la prima posso, volta. Posso? La prima volta. Passiamo le mie domande che vengano filtrate. No, per guarda, io dico subito. Perché? Che il difensore non facesse dei commenti. Non io facevo commenti. Sulla aveva risposto, tant'è che il Presidente ha pure... insistito sul punto e ha detto lo capiamo perché tu lei rispondo, io ero latitante e questo era socio mio, questo qui, io non ho voluto mai dire chi era il nome, chi era questo antiquariato, perché per non coinvolgerlo nelle mie disavventure. Quindi lei afferma di non voler dire dove era il magazzino, cioè, ma io non lo e chi era il socio, ma sempre lo per detto. Non coinvolgerlo in che cosa? Per questo, per capire. Il minimo il favoreggiamento e poi se lo immagini che cosa... in carcere direttamente. Quindi noi non sappiamo, perché lei non può dirlo per queste ragioni umanitarie, dove fosse il magazzino e chi fosse il suo socio. No, dico che non sono ragioni umanitarie. Nel commento mi consente. Se l'avessi fatto io, Presidente. Vogliamo procedere per favore, perché altrimenti davvero facciamo notte. Prego. Comunque lei ci può dire, senza fare il nome del suo socio e senza dirci dove si trovavano, se aveva rapporti con altri antiquari che non conoscevano, se il suo socio, di cui potrà anche non fare il nome per non comprometterlo per ragioni umanitarie, avesse a sua volta rapporti con altri antiquari, ci potrà spiegare un poco dove acquistava, che no, cosa acquistava, se erano mobili, se erano, in che cosa tutto, consisteva esattamente tutto... questa attività, se la sua preoccupazione è soltanto quella di non coinvolgere una persona, però l'attività ce la può raccontare. E i rapporti con altri soggetti che ignoravano il presupposto della sua presenza nella società ce li potrà anche dire. Io guardi, a questa domanda non intendo rispondere. Perché lei non vuole assolutamente parlare perché, di questa Perché, guardi, se lei si va a leggere tutte le testimonianze, i rapporti di polizia del processo di Roma, aveva la spiegazione. Signor Calò, io questi li ho letti. E allora che cosa vuole? Non ho niente da dire più. Però in questa sede... non basta rinviare agli atti degli altri processi. Quindi... No, non ho niente da dire. Non ha nulla da dire su questo. E la ragione è soltanto quella di coprire il nome del suo socio. Ma senz'altro. Ma sempre, non è che lo sto dicendo ora perché... è stato sempre così dal tribunale. Ma il fatto che lei lo abbia sempre detto non significa che questa risposta sia una risposta vera o logica. Dal maxi processo... No.
Pubblico Ministero. Pubblico Ministero. Mi consente, c'è cross examination. C'è il pubblico ministero che giudica se è vera o logica. No, il pubblico ministero fa delle contestazioni. Ad una parte ministero, eravamo partiti da un confronto, cerchiamo di ritornare sulla strada giusta, perché se vogliamo comunque, il tempo di interrogare ulteriormente Calocere. Il pubblico ministero registra che su questo argomento, che al pubblico ministero interessava in modo particolare, c'è un'assoluta chiusura sia da parte dell'imputato condivisa dalla sua difesa. Non posso signor che Presidente, prendere atto. Io non consento al questo, pubblico ministero questo di lo svilupperà lo svilupperà in sede di giudizio nella maniera più assoluta. Non può permettersi di giudicare la mia attività difensiva, di qualificarla eccetera, perché signor Presidente io non faccio altro che il ricorso ai termini del codice di rito e chiedo soltanto che vengano osservati. Poi le lucubrazioni, le definizioni del pubblico ministero, se ritiene di farla, le farà in sede di discussione. Quindi evidentemente questo interrogatorio non ha più scopo, visto che l'imputato si rifiuta. Signor Presidente, così pare, è pubblico ministero. Signor Presidente, il signor Calò è stato interrogato ritualmente dalla signoria vostra. Il pubblico ministero non è inteso fare... Se sarà necessario, lo interrogheremo un'altra volta se vuole. Non ha inteso fare alcuna domanda... Perché ha sempre il diritto di rifiutarsi di rispondere. Oltre che quella della conoscenza dei suoi coimputati. In questa sede, in sede di confronto, davanti a un test... qualificato, cioè imputato di procedimento connesso, sta facendo questo tipo di domande. Di questo dobbiamo prendere atto e registrare. In presenza di una stampa che è numerosa. Vabbè, non ci interessa questo discorso. Non interessa a noi. Vabbè. Non devo aggiungere altro, Buscetto, no. Va bene. E allora... Abbiamo finito? Sì. Possiamo riaccompagnare Calò al suo posto e Buscetta può essere licenziato. Diamo atto dell'orario di chiusura dell'udienza. L'udienza di rinvio non c'è bisogno di segnarla, è giusto? Dobbiamo verbalizzare l'ordine di trasmissione degli imputati, eh? No. Va bene, e allora? Abbiamo finito? Sì. Possiamo riaccompagnare Calò al suo posto e Buscetta può essere licenziato. Diamo atto dell'orario di chiusura dell'udienza. L'udienza di rinvio non c'è bisogno di segnarla, è giusto? Dobbiamo verbalizzare l'ordine di trasmissione degli imputati, eh?